Fino al 21 novembre da Euronics Gruppo Tufano ritorna l'operazione Sconta IVA. Qualche esempio? Smart TV Samsung 55 pollici da 699,99 a 573 euro. Da Euronics Gruppo Tufano paghi in 20 mesi a tasso zero. iPhone X da 64 giga da 1059,99 a 868 euro con sconto IVA. Asciugatrice Bosch da 9 kg con carico frontale da 799,99 a 655 euro. Scegli noi, ti portiamo allo stadio a vedere il Napoli. Frigorifero Hisense a due porte da 799,99 centesimi a 655 euro. Scarica l'app di Euronics e consulta il nostro volantino e le offerte a te dedicate. Euronics Gruppo Tufano ti ascolta davvero. Buongiorno, ben ritrovati, Calcio Napoli 24 live, come sempre tutti i giorni dalle 12 alle 15 per portarvi all'interno di ciò che succede in casa Napoli. Buongiorno da Vincenzo Credendino, buongiorno Rita Cucca. Buongiorno a te Vincenzo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ricordiamo subito le modalità per restare collegati con noi prima di cimentarci nelle ultimissime in casa Napoli. Basta andare sul canale 296 del Digitale Terrestre oppure digitare il sito di calcionapoli24.it. Già inquadrato. Buongiorno anche a Ciro Novellino. Ciao, ciao Ciro. Ciro. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Ci vediamo la nostra mancanza. Tantissimo. Lo sapevo. Sono subito corso quest'oggi per stare con voi. Sono fatto già la segna stampa questa mattina. L'avete visto? Lavorato. Cioè, mi avete visto prima, sì. Avete visto questo bel faccione. Sembriamo tre buffetti oggi. Lo siamo. No, in realtà non è vero. Siamo semplicemente... No, non siamo buffetti. No, non siamo. Tu sei grande buffo. Un giorno ci alzeremo, però. Un giorno. Tu sei più vecchio, diciamo subito. Allora faccio io grande buffo. Ad ogni modo, invece il Napoli non cerca dei vecchi, cerca dei giovani, giovani di talento. Andiamo al touch salutando il nostro Davide Sol alla regia e al coordinamento giornalistico per leggere un'esclusiva che abbiamo curato proprio, insomma, che hanno curato questi bei tre personaggi qui davanti alle nostre telecamere. Sì, parlando di grande buffo ci sta, però in realtà qui la finzione è poca, visto che abbiamo registrato le parole dell'agente di Pavard. Chi è Pavard, Ciro? È un esterno molto interessante, molto francese, dello Stoccarda, del mondo. Campione del mondo, sul quale c'è anche il Bayern Monaco. Esatto. E sul quale negli ultimi mesi, possiamo dire, c'è stato l'interesse del Napoli, però è un interesse, insomma, calibrato sul fatto che ci siano delle difficoltà per arrivare a questo. È normale, perché stiamo parlando comunque di un profilo importante, stiamo parlando di un calciatore di prima fascia, di un esterno che è in grado comunque di mettere in campo quantità e qualità. Poi è campione del mondo, quindi va da sé che il prezzo del cartellino si alzi a dismisura. Però noi abbiamo parlato con il procuratore e quindi penso che Joseph Mohan ci ha detto molto laconicamente: nessuno mi ha chiamato da Napoli. Ora noi vi diciamo che stiamo, insomma, in attesa di ulteriori aggiornamenti, sì. Quindi voi con noi continuate a seguirci, perché non finisce qui, insomma, la vicenda Pavard, però per il momento le parole della gente noi le registriamo, ecco, bravo, sono di una puntata. Chiusura, ci ha detto nessuno mi ha chiamato da Napoli, quindi almeno laconico. Sì. Qui si interrompe il discorso Pavard. Nel frattempo il discorso invece noi dove l'avevamo lasciato? Ieri l'avevamo lasciato con Napoli e Frosinone, e ovviamente anche a qui, a questo argomento che noi ci dirigeremo. Oggi è giovedì, fra poco più di 48 ore, alle 15 allo Stadio San Paolo, sabato, sì, il Napoli affronterà i Ciociari, che non versano in una grande occasione di classifica. Allenamento alle 13, eh? Ci vediamo alle 13 all'esterno dello Stadio San Paolo. Ci sarà il sottoscritto, ci sarà Pasquale Cacciola insieme a me. Il duo di bomboloni facciamo, io e Pasquale Cacciola. Perché amiamo chiamarci così, bomboloni. Per le teste è un po'... Per le teste, teste pensanti. Però sicuramente, a chiudere il terzetto di bombolone a dir poco,
all'esterno dello stadio San Paolo, ci sarà Davide Sollo con noi, ecco, che abbiamo già salutato e che credo si abbia anche già messo in diretta il primo ospite. Che facciamo? Non cantiamo un tanti auguri, però registriamo quello che è oggi un compleanno speciale, un compleanno di un qualcosa che sì, ovviamente porta noi i nostri... perché abbiamo al telefono proprio appunto... Andiamo al telefono, quindi parliamo di Stadio San Paolo, ma parliamo anche di Napoli e lo facciamo con Ricky Buscaglia in collegamento telefonico. Ciao Ricky! Ciao Ricky, ciao, buongiorno! Ciao, buongiorno a tutti! Ricky, oggi lo dicevamo, il compleanno dello Stadio San Paolo, la vicenda insomma legata all'impianto di fuorigrotta sta ormai effettivamente assumendo toni mitici, però per il momento concentriamoci sul campo, la sfida sul terreno di gioco tra Napoli e Frosinone. Che difficoltà presenta secondo te, se ne presenta? È le stesse che il Napoli può aver incontrato col Chievo, cioè sono squadre che non hanno ovviamente intenzioni diverse se non quella di strappare il punto e di conseguenza chiudersi e fare di tutto per arrivare all'obiettivo, e contro squadre di questo tipo il Napoli non da oggi fa un po' più di fatica. Io credo però che la lezione avuta contro il Chievo sia nella mente degli uomini di Carlo Ancelotti e non mi aspetto un risultato simile, onestamente. Ricky, pensi che questo weekend, visto lo scontro che attende il Napoli contro il Frosinone, invece la Juve che dovrà sfidare l'Inter, possano aumentare o diminuirsi invece quelli che sono i punti in questo momento di distacco tra Napoli e Juventus? È chiaro che la partita più difficile c'è la Juventus, questo è ovvio, però io continuo a pensare che i bianconeri abbiano veramente tanto margine e che prima di pensare a essere l'anti-Juve bisogna consolidare il secondo posto. Chiunque deve fare questo ragionamento, deve farlo il Napoli, deve farlo l'Inter, deve farlo chiunque abbia questo tipo di ambizione. Prima di tutto bisogna rafforzare il secondo posto e poi vedere se in primavera, con una Juventus che da italiano mi auguro faccia molta strada in Champions League, lascia qualcosa per strada. Però onestamente io credo che l'etichetta di anti-Juventus in questo momento possa fare più male che bene. Bisogna pensare che ti chiami Napoli, che ti chiami Inter, che ti chiami Milan, bisogna pensare unicamente a te stesso e alzare gli occhi un attimo a primavera, a marzo, e capire dove sono andati. Se sono ancora a portata, allora vale la pena provarci, e altrimenti si andrà a stringere la mano. Ecco, Ricky, oggi ha parlato alla Gazzetta dello Sport Carlo Ancelotti, ha dichiarato che non esistono squadre imbattibili, almeno fin qui lui non ne ha mai affrontate. C'è Juventus-Inter, c'è Napoli-Frosinone, dando, non dico per scontato, ma comunque è molto probabile la vittoria del Napoli in casa contro i Ciociari. Secondo te è più importante che a vincere sia la Juve che sia l'Inter per quanto riguarda il secondo posto, oppure un bel pareggio e si riconquistano punti sia da un lato che dall'altro? Generalmente ti rispondono tutti pareggio, quindi penso che a Napoli, e penso che Carlo Ancelotti speri in un pareggio più che una vittoria dell'Inter, sono molto onesto. Io ho la sensazione che voglia guadagnare due punti su entrambe le squadre piuttosto che tenersene una addosso o l'altra ancora più distante e guadagnarne tre su una soltanto. Io credo che sia proprio una questione di matematica, quindi meglio due su entrambe le squadre che tre solo su una. Sicuramente insomma la logica porta a pensare questo. Ricky, ti chiedo insomma di rifocalizzarci su quanto sta accadendo in casa Napoli. Il Napoli di Ancelotti è riuscito nell'ultimo impegno a districarsi abbastanza bene, contro il Chievo Verona invece insomma le cose non sono andate nel modo migliore. Accennavi anche tu a quelle che sono delle difficoltà da parte del Napoli incontrate contro il Chievo di Di Carlo, che sembrava la classica squadra materasso, così non è stato. Arrivava, è vero, Di Carlo, quindi insomma l'ambiente era magari un po' più carico, c'era un po' più serenità, sicuramente non era la stessa squadra guidata da Ventura, però come dire, i valori in campo erano quelli, insomma, molto molto differenti tra le due compagini, così come sono molto differenti tra Frosinone e Napoli. Allora ti chiedo se secondo te basta un atteggiamento particolarmente chiuso come quello del Chievo Verona anche allo stesso Frosinone, eventualmente per mettere in difficoltà allo stesso modo questo Napoli? No, io penso che siccome il gap tecnico sia nettamente favorevole al Napoli,
che molto passi dalla testa degli uomini di Ancelotti, e il fatto che Napoli-Chievo è dell'altro ieri, non di 5 mesi fa, secondo me può indurre a pensare che questa volta la partita possa essere approcciata e gestita in maniera differente. Poi ripeto, io mi aspetto dal Frosinone un atteggiamento chiuso, ma come è normale che sia, cioè è arrivato il Chievo, è arrivato il Frosinone, arriveranno a tante altre squadre al San Paolo a caccia di un punticino salvezza, e perché poi su quel punto possono veramente costruirci la stagione, anche una settimana con un certo spessore di umore. È tutto lecito, insomma, io mi aspetto che Frosinone faccia quel tipo di partita e ha tutti i titoli ed è legittimo che lo faccia. Dipende dal Napoli, perché se il Napoli gioca non c'è gara. Se il Napoli invece si smarrisce lungo le sue strade, si innervosisce, allora può diventare un impegno complesso. Però ripeto, Napoli-Chievo è fresca, io non credo che stavolta il Napoli sbagli atteggiamento. Capitolo turnover, ultima considerazione, Righi, poi ci salutiamo, ci aspettiamo ovviamente dei cambi rispetto a quello che sembra essere sempre più delineata, no? L'11 titolare del Napoli. Tu in particolare ti aspetti dei cambi quanti? Perché insomma è forse più quella la domanda, nel senso turnover massiccio o turnover moderato? No, non credo che sarà massiccio, ti dico la verità, però è evidente che siamo entrati in un'altra era rispetto a Sarri, lo sappiamo da tempo ormai, da settimane, quindi è anche gustoso cercare di indovinare la formazione di Carlo Ancelotti, è diventato un bel tema questo secondo me. Quindi no, non mi aspetto comunque un rovesciamento da parte della squadra, anche perché comunque da qua in avanti si giocherà praticamente sempre, però poi arriva la sosta, quindi adesso bisogna veramente spremere le ultime energie di questa prima fase e poi a gennaio si ricaricheranno le pile. Perfetto, tutto chiaro, grazie Righi. Ciao Righi, grazie. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, saluto a Righi Buscati, RTL 102.5. Ritorniamo al touch, Rita, per leggere anche quelli che sono aggiornamenti che arrivano da Torino. Ovviamente il Napoli è spettatore più che interessato al derby d'Italia, visto che, come sottolineavamo poc'anzi, ci sarebbe addirittura l'opportunità di rosicchiare due preziosissimi punti sia alla Juventus che all'Inter nel momento in cui finisse con un pareggio, altrimenti con la vittoria di una delle due compagini. Comunque in ogni caso il Napoli staccherebbe e quindi guadagnerebbe 3 punti rispetto alle avversarie, una occasione da non mancare, quindi una vittoria contro il Frosinone ancora più importante. Cosa ha detto Allegri in proposito? Prima domanda: Inter e Napoli sono candidati appunto ad essere le antagoniste della Juventus? Risponde sicuramente, appunto 0 gol su punizione, abbiamo degli specialisti, speriamo di farne. Tutti tiferanno Inter, gli viene chiesto appunto a Massimiliano Allegri, sono indifferente anche perché noi dobbiamo proseguire con calma quello che è un percorso. I numeri dicono che la Juventus ammazza il campionato, ma non è vero. Il campionato si vince a maggio, per arrivare a 86-90 punti devi fare attorno alle 30 vittorie. Abbiamo giocato solo 14 partite, il Napoli ha un turno favorevole, non dico si possa riaprire il campionato, ma si andrebbe appunto ad avvicinare sicuramente. Dobbiamo continuare per il nostro cammino, è molto più importante la partita di Champions per il primo posto nel girone. Le altre giocano per il secondo posto per limiti loro? No. Ancelotti dice che ha grandi chance e poi ci sono 3 scontri diretti con Inter e Napoli. La classifica potrebbe allungarsi così come potrebbe accorciarsi. Il Napoli l'anno scorso ha fatto 91 punti e ha aggiunto anche giocatori bravi. Fabian Ruiz è un ottimo giocatore, Ancelotti ha un modo diverso di approcciare rispetto a Sarri. Il Napoli è pericolosissimo, ha qualità tecniche e grande esperienza in panchina. Quindi grande esperienza in panchina, un allenatore come Allegri ovviamente non può che sottolineare i grandi meriti di Carlo Ancelotti nella valorizzazione di una rosa. Secondo te siamo anche arrivati al punto in cui del Napoli si può addirittura valutare in positivo il fatto che ci sia una rosa così ampia? Il Napoli ha dei ricambi all'altezza secondo te in questo momento? Il Napoli ha dei ricambi all'altezza in questo momento rispetto al passato solo per la valorizzazione che lo stesso Carlo Ancelotti ha fatto di alcuni elementi, cosa che per esempio non capitava lo scorso anno. Dico perché questo? Perché hanno influenzato ovviamente in questo momento gli infortuni che il Napoli appunto ha avuto. Vedi per esempio Kirikesh piuttosto che Gulam o ancora Alex Meretta, altrimenti la panchina del Napoli
poteva essere ancora più profonda, perché noi all'inizio della stagione dicevamo proprio questo, dicevamo di un Napoli non più forte dello scorso anno perché con calciatori inseriti nell'11 più forti, ma perché si era allungata appunto la panchina e si era data maggiore profondità. Poi se c'è un'esplosione di Fabian Ruiz tale da consentire allo stesso calciatore spagnolo di scavalcare nelle gerarchie in questo momento Piotr Zielinski, beh allora quello ovviamente è un acquisto importante che è stato fatto e che è andato a migliorare ovviamente l'undici titolare stesso. Però è una rosa sicuramente più profonda e quindi da quel punto di vista sì, ha ragione Allegri. Andiamo al telefono per dare il buongiorno a Ciccio Maroda del Corriere dello Sport. Buongiorno Ciccio. Ciao Ciccio. Ciao, buongiorno a voi. Ciccio, ne parlavamo poc'anzi, lo stadio San Paolo compie 59 anni. Effettivamente non se li porta benissimo, eh? No, non se li porta benissimo se consideriamo anche che nel 1990, quindi più o meno a metà di questi anni, è stato rifatto. Insomma, ecco, quella poteva essere l'occasione per uno stadio che guardasse già al futuro, no? Di uno stadio se non avveniristico quasi, invece finiti i mondiali abbiamo avuto un degrado terribile, un passo indietro che ci fa invidiare molti altri stadi da altre parti. Ciccio, ti aspetti anche sabato contro il Frosinone, nonostante non sia una partita da cartello, comunque un tanto pubblico allo stadio, un sold out al San Paolo? Ma sold out probabilmente no, però vedo questa voglia di ritorno allo stadio, questa voglia di Napoli che è ricresciuta. Poi il Napoli insomma è anche sarà quella anche la partita per cui bisognerà, come dire, accarezzare il Napoli in vista della partita di Champions, no? Augurargli un buon viaggio e una buona partita. Quindi sì, perché no, vedere tantissima gente al San Paolo, anche se il sold out insomma, mi sembra un po' troppo. Ciccio, turnover contro il Frosinone, ti aspetti ampio turnover o soltanto pochi ritocchi? Io mi aspetto che ovviamente Ancelotti, quella in linea con quella che è la sua, come dire, sono le sue abitudini, le sue caratteristiche, riveda sicuramente la formazione. Mi auguro che non ci sia un turnover esageratissimo, cioè che nella sua impostazione base la squadra non vada alterata, però me lo aspetto, soprattutto sono curioso di vedere quale sarà la scelta del centrocampo, perché resto convinto che là in mezzo uno tra Allan e Hamsik ci deve stare per forza. Ecco, sarei preoccupato se là in mezzo ci fosse uno di quei turnover per cui chi gioca non conosce anche l'abitudine che ci sta di fianco. Ciccio, guardiamo anche ovviamente alla gara con il Frosinone, vorrei anche chiedere a te un commento su questa squadra che sta cominciando a mostrare qualche segno di ripresa, insomma, dopo una campagna acquisti magari un po' altalenante, dall'avvento di Longo qualche cosa si è pur visto, però effettivamente l'unico avversario, o meglio l'avversario più pericoloso del Napoli ancora una volta sembra lo stesso Napoli. Sì, sicuramente sarà come il Napoli affronterà la partita, nella voglia che ci metterà già dal primo minuto, nella voglia di cominciare questa partita e chiuderla in fretta, anche pensando che poi avrà nei giorni successivi la partita più importante della stagione, no? Però per quanto riguarda il Frosinone, ha avuto un inizio disastroso il Frosinone e paga ancora quell'inizio. Mi sembra che nelle prime 8 partite ne ha perse 7 con un pari soltanto, quindi un inizio veramente disastroso. Nelle ultime 6 invece ha pareggiato 4 volte, ha vinto una volta e ha perduto una sola volta con l'Inter a San Siro, mi sembra per 3-0 mi sembra. E quindi è una squadra sicuramente che si sta riprendendo. Certo però di qui a dire che avrà una stagione facile o in discesa mi sembra troppo, perché è una squadra che come valori tecnici nonostante tutto insomma è inferiore a tante altre. Napoli quindi secondo te, alla luce insomma Carlo Ancelotti, delle parole di Carlo Ancelotti che insomma hanno detto
si parlerà a fine mese, no? Magari a fine dicembre potremmo già effettuare un bilancio, forse possiamo già provarci adesso, perché comunque abbiamo visto il Napoli di Ancelotti crescere in ritiro, maturare attraverso certi snodi fondamentali, la partita di Genova contro la Sampdoria, la stessa vittoria contro il Liverpool per 1-0. Secondo te il posto di questo Napoli in Serie A e in Champions League qual è, Ciccio? Questo Napoli, cioè il futuro del Napoli in campionato e in Champions? Beh, per quanto riguarda la Champions, superare il girone, visto come era cominciata questa avventura con i sarteggi, sarebbe già un grandissimo traguardo. Andare avanti in Champions poi significa incassare un sacco di denari che potranno essere spesi sul mercato per il rafforzamento tecnico. Quindi, poiché il Napoli è un club che si autofinanzia, se entrano denari può spenderli, se non entrano non si spendono, insomma il discorso è semplice. Per quanto riguarda il campionato, c'è poco da fare, insomma questa Juve nonostante tutto va troppo forte, anche per chi insegue bene. Sono i punti di svantaggio che ha il Napoli dalla Juve possono essere recuperati. Beh, se pensi che c'è una partita di ritorno e c'è la possibilità che il Napoli la vinca, quindi i punti si riducono. Da questo punto di vista il campionato resta aperto, però è chiaro che la Juve deve sbagliare e il Napoli non deve sbagliare più. Perfetto, grazie Ciccio. Grazie a voi, arrivederci. Ed un grande ringraziamento a Ciccio Marolda del Corriere dello Sport. Noi adesso ci vediamo in un piccolissimo istante di pausa, però se ci vedete armeggiare tra computer, smartphone e tablet è perché insomma stiamo provando contemporaneamente anche a portarvi tutte quelle che sono le notizie in casa Napoli. Allora facciamo così, un giochino, vi lanciamo un gancio da qui a qualche minuto. Dopo la pubblicità ci saranno aggiornamenti per quanto riguarda Pavard, il terzino in orbita, diciamo così, o meglio sul quale il Napoli ha un grande interessamento. A tra poco. Fino al 12 dicembre corri da Euronics Gruppo Tufano. Subito per te uno sconto immediato del 15%. Smartphone Samsung Galaxy A7, tuo a 296 euro se spendi almeno 799 euro. Da Euronics Gruppo Tufano paghi in 20 mesi a tasso zero. Notebook Acer tuo a sole 449,99 euro se spendi almeno 799 euro. Smart TV Samsung 55 pollici tuo a 492 euro se spendi almeno 799 euro. PlayStation Pro da 1 terabyte con cuffie e gioco Lego Star Wars tuo a 369,99 euro se spendi almeno 799 euro. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre! Altrimenti ti rimborsiamo! Euronics Gruppo Tufano ti ascolta davvero! Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta,
Nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Rientriamo in studio, ve l'avevamo detto, è proprio il caso di dirlo, mentre parlavamo di Pavard, del virgolettato, dell'agente di Pavard, Joseph, credo che insomma, la pronuncia sia quella corretta, Joseph Mohan, sì, insomma, siamo abbastanza d'accordo, ad ogni modo, ve l'avevamo detto, e quindi eccoci qua, sono arrivati degli aggiornamenti, apertura in un certo qual modo da parte dell'agente, nessuno mi ha chiamato da Napoli, questo è il fatto, ma a Benjamin piace l'ambiente del San Paolo ed il calore dei fans. Queste, insomma, le altre lapidarie informazioni che ci arrivano. Eccolo qua, vedi, ci arriva anche, insomma, quelli che sono così i dettagli. Sì, sì, insomma, così, quindi così, lo diciamo anche a beneficio. Delle altre. Lo facciamo anche a beneficio del nostro ufficio stampa, che lavora sempre con grande solerzia. La valutazione che lo Stoccarda fa di Pavard in questo momento, sempre, insomma, stando alle parole di Benjamin, di Joseph Mohan, agente di Benjamin Pavard, è di 35-40 milioni. E quindi ecco che ritorniamo a monte, insomma, questa era una cosa che insomma, sapevamo già, era già uscita, insomma, la cifra, insomma, dell'affare Pavard, però adesso che lo dica la gente è un conto, e soprattutto adesso capire anche capiamo quali anche quali sono Napoli, quali intenzioni del Napoli, visto che stando alle parole della gente, ricapitoliamo, piccola apertura sì, però ricordando quello che è il prezzo, vale a dire 35-40 milioni, e sono davvero tanti. Sono davvero tanti, il Napoli non spende tantissimi soldi, soprattutto per il pacchetto arretrato, quindi è da vedere, di sicuro, però effettivamente sarebbe un colpo importante per il Napoli, che però prelude all'addio poi di Usai.
perché il ruolo è quello lì, quindi ti ritroveresti poi un calciatore in meno. Guardiamo però al futuro più prossimo e lo facciamo grazie al contributo tecnico e tattico di un graditissimo ospite in collegamento, mister Sasà Campilongo. Buongiorno mister. Ciao mister. Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao mister. Mister, lei da attento osservatore sicuramente avrà visto il Napoli di Carlo Ancelotti, conosce il Frosinone, conosce molto bene la piazza Ciociara, in termini quindi generali, il suo Napoli-Frosinone, insomma, la preview del match tra Napoli e Frosinone di Sasà Campilongo. Ma guarda, allora io c'è una riflessione, credo che vedendo Ancelotti in queste prima parte del campionato ha sempre fatto un massiccio turnover per quanto riguarda queste partite, in virtù del fatto che oggi come oggi la partita con Liverpool credo che sia la partita più importante dell'annata. Posso pensare che ci sarà anche contro il Frosinone un massiccio turnover, io sono d'accordo su questo. Sono d'accordo a patto che naturalmente il Napoli non faccia come ha fatto col Chievo, preparare la partita in un certo modo per poi ritrovarsi magari che a recriminare su una partita che poteva vincere e non l'ha fatta. Mister, ma il pareggio contro il Chievo cosa ci ha detto di questo Napoli? Ci ha detto che le seconde linee non sono magari allo stesso livello, che occorre tempo, occorre insomma una certa dose di impegno prima che anche con il turnover si possa entrare in campo sempre con la stessa mentalità aggressiva che ti consenta subito di mettere sotto l'avversario e quindi incanalare una gara come vuoi tu, oppure ci sono altre indicazioni secondo lei che abbiamo avuto da questo Napoli-Chievo e che Ancelotti dovrà tenere soprattutto in conto in vista della gara col Frosinone? Beh, intanto io ritengo che la rosa del Napoli sia una rosa molto ma molto competitiva, per cui anche quelli là che hanno giocato meno oppure quando giocano, quando c'è questo turnover, credo che questi giocatori siano quasi allo stesso livello di quelli là che giocano titolari, a parte qualche giocatore importante come Mertens, come Galeone, come Insigne, come Allan, però poi la maggior parte sono tutti ragazzi di grande qualità. Io credo che forse Ancelotti deve recriminare solo per il fatto che non ha fatto giocare prima, non ha fatto entrare Milik, perché Milik secondo me con tanti calci d'angoli, con tante situazioni di cross, forse quella partita serviva proprio Milik e non c'è stato. Io credo che queste partite si devono preparare forse mentalmente diversamente, perché io dico che tecnicamente e tatticamente non cambia niente, perché i giocatori sanno quello che devono fare, quindi io credo che questo sia anche un problema mentale. Mister, ha segnato contro l'Atalanta il gol decisivo per la vittoria appunto nell'ultimo turno Arkadiusz Milik, calciatore che in questo inizio di stagione, in queste prime 14 gare di campionato più le 5 di Champions, non è tornato ancora ad essere il calciatore che appunto tutti conosciamo. Si è parlato di questo gol di Milik, sei più del partito, ha sbagliato lo stop o quello è un grande gol di un attaccante che sa il fatto suo e che nell'arco di una stagione può arrivare anche ai 20 gol? Vabbè, io dico che non si è trattato di uno stop sbagliato, io credo che la palla essendo molto forte, quando lui è andato a stoppare d'esterno la palla si è alzata e forse è stato un bene e una fortuna che la palla diciamo si è alzata, perché nel momento perfetto, in cui però comunque sì, sono d'accordo con lei mister, insomma mi preme, non so perché, ma comunque mi premeva sottolinearlo, perché per me non è stato uno stop sbagliato, è stato uno stop a seguire, magari non perfetto, sì, dal punto di vista stilistico, comunque esatto, funzionale in virtù di quello che è stata poi una, come dire, una conclusione spettacolare, cioè magari stop da 5 e mezzo, conclusione da 8 e mezzo. No, assolutamente, beh, il gesto tecnico, poi calciare in quella maniera il pallone è stato un gesto tecnico di grande abilità, esatto, tecnica, esatto, per la... assolutamente sì, magari forse ecco, faceva lo stop esattissimo al 100% con la palla a terra, magari il portiere poteva anche prenderla, invece così alzando la palla a mezza altezza il portiere ha avuto difficoltà, però credo che poi nel gesto tecnico abbia fatto un grandissimo gol. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, io credo che Milik abbia avuto un problema anche, non ci dimentichiamo che questo ragazzo è stato sfortunato, insomma avere due infortuni così gravi
non è facile per un giocatore recuperare la forma, la cattiveria, la consapevolezza nei propri mezzi, cioè non è facile, quindi io credo che lui, ecco, le potenzialità per esprimerle ce l'ha e quindi ha solo bisogno di tempo e di condizione. Mister Carlo Ancelotti, parlando del proprio centrocampo in riferimento ai suoi ragazzi, dice: per me ad oggi è il centrocampo, rappresenta comunque il centrocampo più forte delle squadre italiane. Se la risposta è sì, ok, ha ragione Carlo Ancelotti, perché allora nemmeno un centrocampista è stato premiato nel Gran Gala del Calcio che si è avuto pochi giorni fa? Guarda, la facevo anch'io questa riflessione ieri sera e anch'io ne ho parlato ieri anche a Radio Marte con Dario Tarrataro. E ti dico la verità, nemmeno io riesco a capire perché questo. Non lo so, perché forse non me lo immagino perché è un giocatore che l'anno scorso insieme a Jorginho ha fatto un campionato straordinario e credo che uno dei due dovrà essere premiato. Se non è stato fatto perché abbiamo sempre il discorso dei poteri e delle cose che purtroppo mi lasciano un po' perplesso su queste scelte. Questo sono rammaricato per questo, perché io credo che Allan l'anno scorso insieme a Giottini abbiamo fatto un campionato stratosferico. Tutto chiaro. Grazie mille, mister. Arrivederci. Grazie buona giornata. A voi, buona giornata. Arrivederci. Ciao, arrivederci, mister. Ciao. Un piacere poter parlare con mister Sasaki. Sai, sai Vincenzo. Due, allora. Vai, cominciamo io. Ok, allora, sabato il Napoli, come sappiamo, affronta il Frosinone. Sì. Frosinone che nell'ultimo appunto campionato che ha affrontato il Napoli ha visto allo stadio San Paolo esultare come un matto per il quarto gol in quella partita, per il raggiungimento del record, un certo Gonzalo Higuaín. 36 gol in campionato in 35 presenze, offuscando il record che fu poi di Nordal. Di quella formazione, che sì, appunto è torna scesa in Serie B, poi è tornata quest'anno in Serie A, sono rimasti in rosa soltanto Ciofani, Gori, San Marco e Dionisio. Soltanto quattro calciatori, quindi di una rosa appunto intera di 23-24 componenti. Beh, è una curiosità magari per a chi interessa. Ci sta, ci sta. Qual era l'altra invece? Intanto però ci sono state anche le designazioni arbitrali. Andiamo a leggere. E andiamo assolutamente subito, ci trasferiamo al touch per leggere chi sarà appunto a gestire la partita Napoli-Frosinone sabato, ricordiamo, alle ore 15 al San Paolo. Il signor Manganiello, coadiuvato da Gori e Tolfo. Il quarto uomo, il signor Volpi. Al VAR ci sarà Nasca e l'aiuto VAR ci sarà invece Longo. Vogliamo vedere anche Juventus? Guardiamo Inter, anche quella di Juventus, che Inter, esatto. Ma proprio una partita a caso, ragazzi. Ti date a indovinare così. Così, ma così, 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 andiamo così a leggere. Però subito, tutti quanti in coro. Giusto, ma penso anche da noi, penso anche da casa, insomma. Ci sta, dai. Allora, il signor Irratti, coadiuvato da Meli Passeri. Il quarto uomo sarà il signor Doveri. Il VAR invece ci sarà Guida. L'aiuto VAR Carbone. Te lo ricordi, Vincenzo, il tocco sotto di Insigne contro l'Atalanta che non è riuscito a segnare in uscita di Beriscia? Ecco, ha parlato proprio Lorenzo Insigne, c'è un virgolettato che riporta il Corriere dello Sport e dice: volevo anticipare Beriscia, sono scivolato, l'ho presa un po' male e passerà. Ecco, è scivolato al momento del tocco, quindi è un peccato perché effettivamente sembrava un gol fatto quello. Sì, sembrava, poi soprattutto per lui, insomma, sì, ce lo immaginavo che lo faccia anche bendato quel gol, evidentemente. No, ma poi insomma si è visto palese, sì, anche perché poi il modo in cui si è fatto male con Beriscia ci fa capire che insomma è scivolato. Sì. Troppo niente di grave, troppo, però torno a disposizione. Il Napoli ha vinto, siamo tutti contenti, magari segna col Frosinone. Facciamo così, allora diamo anche un'occhiata alle probabili informazioni. Io prima di andare in sarà relazione. O meno la partita d'esordio per Alex Meretto? Secondo me sì. Secondo me è l'opportunità per vedere finalmente all'opera Alex Meret, perché all'interno di una appunto stagione dove diciamo tu hai dei momenti dove affronti diciamo squadre impegnative, momenti di turnover, sì, affronti la Champions, questa può essere la giornata giusta per testare appunto Alex Meret e il ritorno quindi in campo di Alex Meret. Anche se è vero che in questo momento però la Gazzetta, per esempio, noi stiamo vedendo le formazioni della Gazzetta parla dello Sport, parla di Ospina tra i pali con Mario Rui, Albiol, Maximovic e Malcuì.
Fabian Ruiz, Dog, Diawara e Zirinskyi, con Insigne e Milik là davanti. Quindi diciamo da un Rogge po'... Diawara ti sembra un centrocampo molto fisico? Non mi aspetto così, no, non mi aspetto questi due calciatori in campo. Sì. Lì, poi, onestamente, veniamo ancora, onestamente neanche io. Veniamo ancora dal pareggio con il Chievo, che bravissima. C'è stato nemmeno 10 giorni fa. Il Napoli non può più permettersi passi falsi del genere. E soprattutto non può permettersi di farlo contro squadre del genere, con tutto il rispetto per il Frosinone. Credo che sicuramente un po' di turnover ci sarà. Credo che Maximovic magari possa giocare facendo riposare un po' Albiol più che Koulibaly. Io credo che Koulibaly possa giocare. Giocherà ancora? Sì. Credo in Malcuisi, probabile ancora Mario Diu a sinistra, mi aspetto Meretti in porta, mi aspetto Zirinskyi, mi aspetto Fabian Ruiz magari dall'altro lato per far tirare un po' il fiato a Callejon, ma in mezzo al campo non mi aspetto Diawara e Rog. Mentre davanti sì, mi aspetto che magari ci possa essere la possibilità per dare continuità al gol che ha segnato contro l'Atalanta ad Arkadiusz Milik, che a questo punto la merita anche contro il Frosinone. Frosinone ha l'opportunità per sbloccarsi in maniera definitiva. Siamo pronti per andare in redazione, chiedo conferma ovviamente al nostro Deus Ex Machina, Davide Sol in cabina di regia, che ci ha già inquadrato, Claudio Russo che setta il microfono, è pronto, lo vediamo, bello come il sole, buongiorno Claudio. Buongiorno a te Vincenzo, buongiorno a te Rita e Ciro, buongiorno a tutti. Ciao Claudio, buongiorno. Claudio, le ultime ovviamente in casa Napoli sono, oltre alla gara con il Frosinone, anche no, quelle di mercato. Abbiamo contattato stamattina l'agente di Pavar. Possiamo provare a ricostruire il tessuto intorno a questo affare, vale a dire la mole economica che andrebbe a spostare e soprattutto poi dal punto di vista tecnico un investimento del genere da parte del Napoli molto 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 corposo, quindi insomma ve lo diciamo adesso qui a Calcio Napoli 24 Live, andiamoci coi piedi di piombo, però cosa smuoverebbe eventualmente? Allora Vincenzo, prima di parlare di Pavard c'è comunque un'ultim'ora che ti vado a leggere esattamente adesso. Giustamente essendo un'ultima ora, perché il procuratore di Else di Josai, Mario Giuffredi, ai colleghi di CRC non ha escluso un eventuale trasferimento di Josai al Chelsea a gennaio. Ecco. Cosa ha detto Giuffredi? Lo andiamo a leggere davvero, davvero assieme, perché non ha escluso ciò che è stato scritto già stamattina sui quotidiani. Perché? Perché Zappacosta non sembra essere di gradimento a Sarri, credo ci voglia un altro giocatore, non posso escludere un trasferimento. Se il Chelsea spinge per Josai, fate delle domande ovvie, se non si parla non accade niente, se si parla tutto può succedere. Adesso cosa c'entra a questo punto Pavard? Perché se Josai dovesse partire con le cifre di cui si parla, si parla attorno ai 50 milioni di euro, allora come verrebbero reinvestiti? Pavard, che ha un contratto con lo Stoccarda, ha una clausola di rescissione da 35 milioni di euro, un valore anche effettivamente minore rispetto alle cifre che girano nel mercato di adesso. Su di lui c'è anche il Bayern Monaco, perché nei giorni scorsi Ulio Hoeneß, il presidente del Bayern, ha confermato l'interesse della società bavarese. Per Pavard questa clausola da 35 milioni di euro è sicuramente ghiotta, considerando il valore del calciatore dal punto di vista tecnico. Il calciatore è un campione del mondo, si è messo in mostra proprio al mondiale in Russia e ha anche la duttilità tattica di poter giocare sia da centrale difensivo che da terzino destro, ed è qualcosa che al Napoli sicuramente farebbe molto comodo. È un giocatore sicuramente giovane che farebbe al caso del Napoli, però da questo punto di vista sì, l'agente Mohan proprio ai nostri microfoni ha confermato che Benjamin apprezza sì il calore del San Paolo e l'atmosfera che si vive a Napoli, non ha ovviamente detto nulla su eventuali contatti, ha detto che non ce ne sono stati. La questione da capire semplicemente Vincenzo è questi affari forse vanno pianificati a gennaio per essere chiusi a giugno, perché a maggior ragione lo Stoccarda difficilmente si priverebbe di un calciatore
fondamentale come, come Pavard. Pavard, per chi non se lo ricordasse, è quello del golasso all'Argentina, no? Con la Francia, quella sabolgia dai 25-30 metri che andò a infilarsi giusto nel set, quindi insomma... Eccolo qui, lo stiamo provando a rivedere. Grandissimo gesto bruttino, tecnico. Eh? Sì, 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 molto brutto. Andiamo avanti, Claudio. Oltre che insomma di Pavard, quindi parliamo anche di campo e soprattutto di Napoli-Frosinone. Una gara che sembra molto facile dal punto di vista del turnover, abbiamo già detto nel corso di CN24 Live fino a questo momento che Ancelotti potrà applicare un certo tipo di turnover. Ti trova però d'accordo leggere al centro del campo che ci siano Rocchi e Diawara? Ma guarda Vincenzo, io personalmente non approvo totalmente un'ipotetica scelta del genere. Perché? Perché contro il Chievo anche vedere a centrocampo, al centro anche fa Piotr Zielinski, i risultati non hanno dato ragione al Napoli e in questo momento forse non bisogna perdere assolutamente punti. Certo, la prossima settimana c'è Liverpool-Napoli ed è forse una delle gare più importanti di tutto il 2018 del Napoli. E bisognerà capire quanto sarà grosso questo turnover da parte di Ancelotti, perché cambiarne 7, 8, 9 forse esageriamo. Certo, la gestione del gruppo di Ancelotti finora ha fatto vedere che ci sono tantissimi calciatori utilizzati, ben 21 finora, in attesa del recupero di chi ancora è a zero presenze. Però Vincenzo, bisogna andare con giudizio, perché cambiarne 3 o 4 va benissimo, cambiarne di più si rischia di andare a cambiare un po' qualche equilibrio all'interno degli schemi, del modo di giocare del Napoli, non perché i giocatori che sono in questo momento in panchina non siano all'altezza, però è ovvio, se giocano sempre gli stessi c'è anche un'affinità diversa tra di loro, quindi io posso immaginare che comunque possano trovare spazio anche a partita in corso chi ha giocato di più finora, penso ad Alan, penso a Marek Hamsik, lo stesso Fabian Ruiz. Bisognerà capire come sta Adam Unas, perché nell'ultimo match non ha giocato, non è stato convocato per un affaticamento muscolare, però se dovessimo fare qualche nome di sostituti, ovviamente con le dovute virgolette, io posso immaginare in difesa Malcuì a destra, posso immaginare Maximovic al centro al posto di Kalidou Koulibaly, come a centrocampo è facile immaginare Zielinski a sinistra e magari uno tra Rog e Diawara al centro del campo, e in attacco ovviamente Milik, che dopo il gol contro l'Atalanta merita un'occasione da titolare anche per far rifiatare temporaneamente uno tra Mertens e Lorenzo Insigne. Claudio, pensi che sia stata pura e semplice distrazione o ci sia dell'altro, del perché Carlo Ancelotti, parlando del reparto di centrocampo, dicendo che comunque secondo lui ad oggi è il migliore d'Italia, non fa il nome però di Marco Rog? Ma guarda Rita, fin quando non parlerà Walter Veltroni, che lo ha intervistato sulla Gazzetta dello Sport, e magari ammetterà di aver scritto, di aver sbagliato a scrivere, quindi ha messo una se non Rog, non lo possiamo sapere. Certo Rog in questo inizio di campionato, forse escludendo Amadou Diawara, è uno di quelli che ha convinto non del tutto quando è stato schierato in mezzo al campo. Anche perché Rog viene da un biennio, quello con Maurizio Sarri, in cui non ha visto praticamente mai il campo, scendeva in campo praticamente 10 minuti a partita di media e nemmeno sempre. Bisognerà capire anche se effettivamente c'è un equivoco che riguarda lui e Amadou Diawara. Certo gli è mancato qualche volta un tempo di gioco, come a dire, ci metteva un attimo in più a capire cosa fare, un tocco in più magari anche inutile per gestire il pallone. E a dire da qui a dire che Rog sia un elemento da piazzare in lista di sbarco ce ne vuole, anche perché se non ci sono offerte non si può parlare di cessione. Bisognerà però fare in modo, fare il punto della situazione su lui, su Diawara, per capire se possono far parte del Napoli che verrà a prescindere dalla loro giovane età. Poi sulla questione sul virgolettato di Ancelotti, io credo fin quando Veltroni non farà chiarezza, fin quando la Gazzetta magari non diramerà, non so, la loro versione, se effettivamente è stato un refuso oppure no, possiamo fare congetture e dire il tutto e il contrario di tutto. Claudio, volevo invece chiederti, visto che te ne sei occupato tu questa mattina, si è parlato anche della possibilità di ricercare dei sostituti di Raul Albiol.
Ecco, quali possono essere i profili se il Napoli già si è attivato da questo punto di vista? Ma guarda Ciro, la questione è molto semplice. Albiol andrà a compiere 34 anni l'anno prossimo e quindi bisogna per forza trovare un sostituto dal punto di vista anche dell'età, molto semplicemente. La domanda vera e propria è capire, uno, quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly al suo fianco, perché dovessero arrivare offerte enormi e il Napoli dovesse accettarle, bisognerà cercare sicuramente un titolare. Dall'altra, bisognerà fare in modo da capire se sostituire Albiol subito con un giocatore pronto uso per fare il titolare, quindi relegare Albiol al ruolo di prima riserva e a quel punto poi immaginare un futuro magari diverso per Maximovic e Kirikesh, oppure andare a cercare un giovane da far crescere in rosa. Di questi giovani ci sono diversi nomi, il primo era quello di Todibo del Tolosa, che andrà a scadenza contrattuale e sembra rientrare in quell'ottica, in quell'identikit di colpo prospettico che tanto piace a De Laurentiis. Si sono fatti altri nomi, come anche quelli di Frankie de Jong e di Matthias de Ligt dell'Ajax, però io credo che i due olandesi siano davvero fuori misura per il Napoli, perché sono ambiti da tutta Europa e quando ci sono delle aste i prezzi salgono, e per due calciatori che già valgono più di 35-40 milioni di euro, e l'Ajax certo non è una bottega economica, io credo possano essere messi decisamente in secondo piano. Bisognerà capire cosa succederà con Todibo, se ci saranno degli sviluppi da qui alle prossime settimane, però tutto nel progetto del Napoli, nel progetto di Ancelotti condiviso con De Laurentiis, per capire quale sarà il futuro di Albiol. Se nonostante il rinnovo sarà ancora considerato un titolare e finora lo ha dimostrato in campo, oppure per lui ci possa essere un futuro, come dire, da mentore della difesa, ma con un ruolo non più di primissimo piano. Tutto chiaro, grazie Claudio. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao. Un saluto a Claudio Russo dalla redazione di calcionapoli24.it. Ci prendiamo un altro piccolissimo istante di pausa, torniamo tra poco. Calcio Napoli 24 Live. Fino al 12 dicembre corri da Euronics Gruppo Tufano. Subito per te uno sconto immediato del 15%. Smartphone Samsung Galaxy A7, tuo a 296 euro se spendi almeno 799 euro. Da Euronics Gruppo Tufano paghi in 20 mesi a tasso zero. Notebook Acer tuo a sole 449,99 euro se spendi almeno 799 euro. Smart TV Samsung 55 pollici tuo a 492 euro se spendi almeno 799 euro. PlayStation Pro da 1 TB con cuffie e gioco Lego Star Wars tuo a 369,99 euro se spendi almeno 799 euro. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre! Altrimenti ti rimborsiamo! Euronics Gruppo Tufano ti ascolta davvero! Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità.
saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Entriamo in studio e riandiamo al touch, perché prima nel collegamento con Claudio Russo forse un po' abbagliati, no? Da quella che è la sua bellezza, non siamo riusciti a dare il giusto risalto a quelle che sono due importantissime notizie di questa mattina. Sì. La prima l'abbiamo curata direttamente noi, facciamo il 24 live, per quanto riguarda l'agente di Pavard, che ha registrato una assenza di contatti finora con il Napoli, ma al tempo stesso una sostanziale apertura e c'ha anche, sì, insomma, fatto il prezzo, quindi insomma c'è il prezzo, qui c'è il cammello, adesso sta sulla Napoli procedere. È un cammello abbastanza caro, certo è, nel momento in cui poi andiamo più su e leggiamo le parole di Mario Giuffredi a Radio CRC per quanto riguarda il CDU SAI, allora a quel punto poi tiriamo le fila del discorso, perché nel momento in cui il Napoli dovrebbe andare a investire una cifra comunque importante, siamo sicuri che se partisse Usai, che fa lo stesso ruolo di Pavard e che a quanto pare potrebbe garantire anche una certa plusvalenza, nel senso che a prescindere, insomma, la garantisce per quello che è stato pagato a De Laurentiis, ma la garantisce anche rispetto a Pavard, perché resterebbe qualcosina in più, siamo sui 45-50 milioni, no, con Usai? Sì, o meglio, la clausola decisoria di Usai è da 55 milioni di euro, quindi penso che De Laurentiis poi non si faccia scappare quell'opportunità. Il problema è che se Giuffredi parla in quel modo e dice che già a gennaio c'è l'opportunità, vuol dire che allora effettivamente qualche cosa in uscita. Io però onestamente non credo che il Napoli si possa privare di Usai a gennaio. No, dico, non penso che il prossimo anno possa anche partire, ci sta, ma che possa partire adesso e restare in prestito, quello no. Ma lo vogliamo chiedere a Enrico Fedele, che dice? Telefono, esatto, presentando il direttore Enrico Fedele. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Enrico, stiamo provando a tessere le fila del discorso. Registriamo un'apertura dell'agente di Pavard all'arrivo al Napoli. Abbiamo anche, insomma, reso edotti i nostri telespettatori sulla difficoltà di questo affare. Non è tendenzialmente un colpo da Napoli. E al tempo stesso però registriamo quelle che sono le parole di Mario Giuffredi, agente di SD Usai, che addirittura apre ad un suo trasferimento al Chelsea già a gennaio. Ci insegni che le parole, ovviamente soprattutto nel calcio, vanno sempre e comunque interpretate. La tua qual è?
interpretazione. La mia è che è cambiato il mondo. Non esiste più il mondo, oramai anche i procuratori sono diversi. Molti procuratori, ecco, sono degli intermediari, non è che capiscono granché di calcio. Però il concetto di fondo è, adesso si scatenano sempre queste cose, se c'è una clausola a quelle condizioni, al di là di tutto, non so se è una clausola valida a luglio, valida anche a gennaio, se ci sta anche valida a gennaio e se trova un acquirente, nessun difensore al mondo, tranne 4 o 5, uno di questi è Koulibaly, può valere tanto, quindi se non si trova bene può andare anche un'altra parte. Ma secondo me è una clausola che va da giugno. Ma sarebbe secondo te un affare tutto sommato conveniente, direttore? Io non so, alla luce della tua esperienza, insomma. Un difensore sicuramente sì. Ecco. Ma non perché sai, perché i difensori costano troppo e ce ne sono a centinaia, giocatori di esterno. Però giustamente siamo a gennaio, lottiamo per qualche cosa, allora è una cosa che potrebbe avvenire a giugno, non so se mi succederà. Ma la vedo più, sentite, questi sono fuochi di artificio che si fanno ad arte, chi da un lato, chi dall'altro, e quindi poi sono schermaglie, poi un accordo si trova sempre. Direttore, dato che parlava appunto di tanti calciatori, soprattutto in difesa, si parla anche, oltre che di Usai, della possibilità che il Napoli possa cercare un sostituto di Albiol per il prossimo anno e di questa maxi offerta che arriva dalla Premier per Kalidou Koulibaly. Ecco, non si corre il rischio poi a quel punto di stravolgere un po' un reparto che in questo momento... Ma guarda, dipende il Napoli che cosa vuole fare da grande. Se vuole arricchire la rosa di giocatori che diano, diciamo così, qualità e esperienza, allora Koulibaly deve rimanere. Se invece andiamo sempre a caccia di scoperte, di giovani che possono diventare dei calciatori, a una somma alla quale non si può dire di no, l'importante è sapere chi lo sostituisce. Enrico, tornando invece al calcio giocato, sabato ti aspetti un ampio turnover contro il Frosinone in vista poi di quella che sarà la gara appunto di martedì in quel di Liverpool? No, io sono contro il turnover massiccio. Uh-huh. Io mi credo un 7-8 giocatori fissi, tre che cambiano nel senso nella posizione base, un altro paio che vanno alla partita, ma non turnover massiccio nella maniera strutturale. Enrico, a proposito di calciatori del Napoli, nel turnover eventualmente anche non massiccio dovrebbe rientrarci soprattutto qualche centrocampista, immagino coloro che non hanno visto tanto il campo finora, parlo di Rogin, misura maggiore ancora di più di Amadou Diawara, sempre insomma alla luce di quella che è comunque la tua esperienza decennale nel calcio, in questi casi è utile... No, ma te l'ho detto, io forse farei giocare Malquit, perché ci vuole un giocatore d'assalto sugli esterni, forse un centrocampista, e farei riposare Insigne per Milik vicino a Mertens, perché ha avuto la botta. Ma non farei altre soluzioni, non vedo come vedo io il calcio. Cioè, poi dopo un'ora si vede la partita, se riesco a metterla in cantina la metto e faccio tutti gli esperimenti. Sì, io prendevo spunto da quello che dovrebbe essere insomma la chance, no? Che dovrebbero avere uno fra Diawara e Rog, per parlare sempre di mercato con te, nel senso che se uno di loro due, secondo te magari non potrebbe anche provare un prestito, no? Per provare a non depauperare troppo il proprio valore. Ormai centrocampo è quello là, dai. Non conviene a nessuno, non va via nessuno, non rimane nessuno, il Napoli non compra nessuno, piglierà qualche giocatore per il futuro, punta basta e andiamo avanti. Se non dicono queste cose, voi come fate la trasmissione? I giornali che scrivono? Voi dovete ringraziare a chi fa le schermaglie. No, però adesso io non parlavo delle schermaglie né di Usai né dei Terzini. Di tutto. Chiediamo un parere a te. Vedrai tra poco che il procuratore di Rog dirà non gioco perché non lo fate giocare. La stessa cosa dice Diawara. Ma sono situazioni che si dicono perché bisogna far sentire la propria voce, perché il giocatore parla col procuratore e dice ma tu non ti fai sentire, allora quello ha paura. Calcio è cambiato, amico mio. Diciamo, calcio è cambiato, però queste cose insomma le abbiamo già viste, no? Sono schermi collaudati. Chi lo dice? Va bene, grazie direttore. Ciao.
Ciao, un saluto al direttore Enrico Fedele. Cogliamo anche l'occasione per salutare Claudia Nappi in cabina di regia. Forse ha ragione, no? Magari è vero, si fanno le trattative, il mercato non dorme mai, questo lo sappiamo. Registriamo per esempio gli incontri della gente di Zielinski con Giuntoli per parlare del rinnovo. Allo stesso modo vediamo, no, che Mario Giuffredi continua comunque attraverso atteggiamenti diversi a lavorare comunque con il Napoli per eventualmente per quello che sarà un rinnovo del contratto, però al tempo stesso c'è la consapevolezza che forse il Napoli soprattutto non è una squadra che tende ad intervenire a gennaio. Sembra molto strano che no, cambi. infatti a gennaio, diciamo, il Napoli non ha mai, quasi mai portato calciatori, sicuramente non di primo, diciamo, di prima fascia. Ha ritoccato sì magari l'organico qualora ce ne fosse stato bisogno negli anni addietro. È anche vero che oggi come oggi in questo Napoli effettivamente se tu non hai un'uscita, vedi Diawara piuttosto che Hamsik, allora sei costretto a tornare sul mercato e a portare appunto a casa un calciatore importante. Ma se non hai un'uscita del genere, vai soltanto a ritoccare, a puntellare laddove ce ne fosse bisogno. A mio avviso in questo momento, vista la rosa e visti i quattro calciatori che ancora non sono scesi in campo, non serve neanche andare a puntellare questo organico, a meno che tu non vai a prendere il matador, lo metti là davanti, allora dici ok, pace a tutti quanti, arriva Macavani, io lo metto là davanti, basta, voglio vincere il campionato. Ma se tu non fai questo, non conviene neanche andare a rompere in un certo qual modo alcuni equilibri. Torniamo al touch, Claudia, per ripercorrere comunque quelle che sono le notizie di questa mattina. Il retroscena riguarda Meret, che è guarito ma un fastidio alla spalla ne ha condizionato il ritorno in campo. Prima altro era sale. Una domanda, no, che faceva anche Rita ai nostri ospiti in collegamento telefonico, se non sia questa la chance giusta, l'opportunità giusta per vedere Meret in campo. Ci sono due anche agli ospiti in collegamento telefonico, ci sono due scuole di pensiero. C'è quella che lo vuole magari già impiegato contro il Frosinone perché l'avversario non è complicatissimo, perché siamo a San Paolo. Anche io. E chi magari aspetterebbe invece la Coppa Italia, che abbiamo saputo si disputerà contro il Sassuolo. Abbiamo mostrato noi in diretta, in occasione appunto del prepartita della gara contro l'Atalanta, abbiamo appunto mostrato le immagini del riscaldamento dei portieri del Napoli. Sì. Meret ha svolto un riscaldamento con una concentrazione tale da dimostrare di essere pronto per poter scendere anche in campo, e non doveva giocare lui perché in quel caso ricopriva il ruolo di terzo portiere. Quindi io credo che a livello mentale e fisico il calciatore è recuperato e la gara col Frosinone è la gara giusta per poterlo far scendere in campo. Andiamo di nuovo al telefono per ridare gli auguri allo stadio San Paolo. Lo facciamo dando il buongiorno all'architetto Luigi Zavanella. Buongiorno architetto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Architetto, stessa considerazione che ho fatto prima ad un altro ospite in collegamento telefonico. Lo stadio San Paolo oggi compie 59 anni. Vedendo lo stato, insomma, delle sue condizioni, non sembra portarseli nel modo migliore. Ma penso che sia ora che vada in pensione. No, ha bisogno, credo, di un lifting importante per essere all'altezza del Napoli, della città di Napoli e della squadra del Napoli. Questa mattina, a proposito, architetto, leggevamo le parole dell'assessore Borriello del Comune di Napoli che afferma sulle pagine del Corriere dello Sport: se il Napoli lo vorrà potrà montare delle tribune mobili sulla pista e smontarle poi eventualmente a seconda della partita. Quindi insomma un intervento molto interessante. Per noi che siamo profani, può spiegarci come può avvenire una cosa del genere? Nel senso, immaginiamo che tecnicamente sia realizzabile, ma in uno stadio come il San Paolo, che presenta comunque delle tribune basse, no? Che già non consentono una grande visibilità, come si andrebbe ad implementare eventualmente una tribuna mobile davanti, insomma, a ridosso del campo? Devo dire la verità, non ne ho la più pallida idea, perché è chiaro che c'è la necessità di un progetto, quindi non so sinceramente l'assessore cosa intendesse e perché, qual è il fine di montare queste tribune, per avvicinare il pubblico
al campo di gioco, probabilmente, penso io, quindi con la necessità di avere dei sottoservizi anche importanti. Certo, oggi con la prefabbricazione si possono fare delle cose anche molto interessanti e anche dal punto di vista funzionale molto corrette, però ripeto, non conoscendo il progetto e non sapendo esattamente quali sono le finalità dell'assessore, è difficile poterlo dire. Dico, è possibile, certo che è possibile. A proposito del vecchio progetto, ma insomma, che ne è stato di quello che fu il progetto curato da lei per lo stadio San Paolo? Aurelio De Laurentiis poi l'ha più sentito per quanto riguarda gli aggiornamenti allo stadio San Paolo? Ma credo che quel progetto sia più o meno cestinato, almeno per quello che mi riguarda è stato archiviato nel mio archivio, quindi non ne ho la più pallida idea di cosa possa esistere. Come tutti sapete, il presidente è un personaggio eclettico e vulcanico e che ha mille idee, quindi non so, io è un po' che non lo sento. E invece quello per lo stadio nuovo? Altrettanto. È uguale, non lo so, insomma, non posso sinceramente esservi di grande aiuto perché, come ho detto già prima, è un po' di tempo che non lo sento il presidente. Io sono stato molto all'estero in questo periodo, per cui non abbiamo avuto occasione né di incontrarci né di sentirci. Perfetto, grazie architetto. Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro. Architetto Luigi Zavanella, colui che, se non vado errato, è quello che ha curato anche l'Allianz Stadium, quindi sì, insomma, sì, un gioiellino. Non potrà metterci le mani, anche perché lo Stato San Paolo, poi, come ci ha detto giustamente, il progetto è stato destinato completamente al suo. Finito nei suoi archivi. Ha preso un'altra strada, quella insomma delle universiadi. Al Napoli sta bene così? Deve star bene così. Per forza, hanno deciso così, quindi deve per forza star bene così. Il problema è che però, al di là di quello che può essere il sediolino, il colore del sediolino, ovviamente in primis la ristrutturazione dei bagni, perché quella è la cosa più importante dello stadio San Paolo, ma diciamolo, lo stadio in sé meriterebbe qualche altro ritocco, meriterebbe sicuramente un qualcosa in più per tornare ai lustri del passato, perché è uno stadio che è dir poco fatiscente, uno stadio che ha delle grosse difficoltà, che si stanno cercando di risistemare, che nei sedioli, ecco, adesso tu stai facendo vedere i sediolini e diciamo lo stadio nella sua totalità. Ecco, dalla tribuna stampa alle tribune stesse, passando per gli accessi, ci sono tante cose da sistemare, onestamente. Non so quanto tempo ci vorrà, quante possibilità ci sono per poterlo fare. Diciamo è un progetto che, se deve esserci, deve essere ovviamente in divenire e avrà bisogno sicuramente di tanto tempo. Andiamo avanti, ritorniamo insomma con le telecamere qui nei nostri studi per affrontare un'ulteriore tematica, vale a dire quella legata alla prosecuzione del Napoli per quanto riguarda il ritiro in Trentino. Abbiamo letto, sì, questa mattina 12 che giorni. Sarà un ritiro contenuto. Mm-hmm. Sì. D'altronde Sarri non c'è più, le avversità che insomma ci sono state lì in Trentino, chi lo sa, c'è catastrofi che ci sono state. Dovrebbe esserci stato un incontro a Roma con il marketing, negli uffici probabilmente della Filmauro a questo punto, con la possibilità concreta che il ritiro, secondo quanto riporta la Repubblica, con un ritiro che dovrebbe essere ridotto non più a 20 giorni, 21 giorni, quindi 3 settimane, ma a 12 giorni, quindi un qualcosa di più ridotto, anche perché poi dovrebbe esserci questa tournée in Canada, dove lo stesso Ancelotti risiede, la seconda moglie di Ancelotti risiede a Vancouver, se non vado errato, quindi dovrebbe il Napoli fare questa sorta di tournée in terra canadese. Ritiro di Di Marlo, che dovrebbe, a questo punto potrebbe essere ancora appunto lì per il nono anno consecutivo. Speriamo che i problemi siano stati risolti, che il nomifragio che ci fu beh, poco sì, fa. Sì, d'altronde Sarri non c'è più.
Quindi no. Il fatto che Sarri non ci sia più è forse magari meno ostativo, no? Era Sarri quello che voleva il ritiro. Lo scorso anno il ritiro è stato di 21 giorni e noi ve l'abbiamo testimoniato tutti i giorni da lì, ma perché... Eri presente, insomma. Sì, anche tu, qualche giorno sei stato anche tu. Perché era un ritiro che era stato, diciamo, organizzato da Maurizio Sarri. Poi Sarri è andato via e si è deciso di restare ovviamente lì. Ma con Ancelotti ovviamente tutto cambia, il ritiro ci sta, che possa essere 10-12 giorni allo stesso posto e poi questa tournée che tanto piace anche ad Ancelotti, dobbiamo essere sinceri. Ricominciamo a parlare di Frosinone, lo facciamo dando il buongiorno a Roberto Monforte di Radio Day. Buongiorno Roberto. Buongiorno a te e a tutti i tifosi del Napoli collegati. Buongiorno Roberto, parliamo di quella che è la probabile formazione del Frosinone. Io te ne leggo insomma quello che è un rendering, vediamo quanto ci vado vicino. Sportiello, Goldaniga, Areado e Breghenti per la difesa a 3, centrocampo Zampano, Gipsa, Maiello e Beghetto da destra verso sinistra, come si diceva una volta, Ciano a supporto di Campbell e Ciofani. Hai le stesse sensazioni? Sì, tendenzialmente una formazione aderente a quella che potrebbe essere la realtà. Longo che con il recupero di Camillo Ciano, calciatore che immagino voi conosciate abbastanza bene, torna al classico 3-4-2-1, anche se Ciano non ha i 90 minuti, quindi l'unico dubbio è capire se Ciano inizia oppure entra part-time, ma diciamo che Longo farà di tutto per avere il talento campano dal sinistro importante, come si dice in gergo, a fianco a Campbell e a sostegno di Ciofani. Un paio di dubbi, capire come sta Maiello, ma anche in quel caso Longo difficilmente si priva di un calciatore importante come Raffaele Maiello, altro napoletano che a Frosinone sta facendo benissimo, e poi dietro Capuano non sta bene, Brighenti scalpita, c'è anche Krainc per il ruolo di terzo a sinistra, quindi anche sulla corsia di sinistra diciamo un piccolo ballottaggio. Allora diciamo che Ciano e Maiello ci saranno, l'unico dubbio rimane che quello sulla corsia di sinistra della fase difensiva. Nell'undici titolare, Roberto, del Frosinone c'è un certo Zampano che tanto bene sta facendo nell'ultima stagione e che ovviamente ha avuto una crescita importante negli ultimi anni. Io lo conosco in quanto lui è ex Juve Stabia, quindi ha giocato in terra appunto stabiese. Era un calciatore diverso, oggi è diventato effettivamente un calciatore che in Serie A ci sta bene. Allora, Francesco Zampano, che è arrivato quest'estate dal Pescara, è un esterno di centrocampo che, confermo quello che dici, sta crescendo settimana dopo settimana. Gli viene chiesto un lavoro importante tanto in fase di copertura quanto in fase di postazione, perché sovente il Frosinone con Zampano a destra e Beghetto a sinistra sceglie di spingere sulle corsie esterne per cercare cross o comunque scambi veloci per Ciofani, per Campbell, per Ciano e per i centrocampisti che si inseriscono, perché spesso anche Cipta va a dare una mano in fase di costruzione del gioco offensivo. È un ragazzo che, ripeto, ha iniziato con qualche difficoltà, probabilmente qualche problema di carattere fisico, una preparazione non al top, poi però nelle ultime settimane Francesco assolutamente si sta inserendo nell'economia del gioco e sta facendo molto molto bene. Prego, Rita. Roberto, pochissimi giorni fa l'estremo difensore proprio del Frosinone, Sportiello, rilasciò un'intervista sul sito ufficiale del Frosinone dicendo: sì, è vero, sulla carta l'avversario non è dei migliori, è molto difficile appunto battere il Napoli, però sicuramente noi cercheremo di portare a casa i 3 punti. Quindi c'è comunque un entusiasmo negli spogliatoi in questo momento per cercare di venire questo al risultato? Allora, la premessa che faccio io, ma penso che possa essere condivisa da tutti i tifosi del Frosinone, ma anche dai giocatori, qui siamo ben piantati con i piedi per terra. Tra Napoli e Frosinone c'è un mare, un divario tecnico, tattico, di esperienza e di blasone che non dobbiamo scoprire certamente noi in questo momento. Questa è la premessa che dico con grande rispetto e con grande sincerità. Il calcio però spesso ci regala delle sorprese. Vi dico subito, il Frosinone che affronta in casa la Juventus qualche mese fa resiste per 81 minuti. Poi però perde 2-0 prendendo 2 gol, il secondo in contropiede è gara finita, più quello di Ronaldo che fissano il finale sul 2-0. La sintesi è: contro certe squadre molto forti, molto attrezzate, non puoi passare 95 minuti a difenderti. Il Chievo ci ha insegnato che se fai una gara attenta, determinata, aggressiva, con veloci ripartenze, magari anche a casa del Napoli puoi creare qualche piccolo problema alla formazione azzurra. Quindi il Frosinone che verrà a Napoli non può venire a difendersi, perché se no ne prende 3-4, come è già accaduto in altre
in altre occasioni. Di venire a giocare a viso aperto, certo, difendendosi, perché quando di fronte è gente tipo Mertens, Caglione, Milik, Insigne, Zielinski, Ruiz e compagnia cantando, non puoi andare a giocare con spavalderia. Rispetto, ma la consapevolezza che ci dobbiamo salvare, dobbiamo provare a fare anche punti con squadre come il Napoli. Ecco, però il problema è questo. Tu giustamente dici il Frosinone deve venire a Napoli e giocare la partita a viso aperto, difendendosi bene. Il problema è che se tu con il Napoli al San Paolo giochi a viso aperto, rischi probabilmente di prendere anche più di 4, però. Certo, è ovvio che nessuno intende dire che il Frosinone verrà a giocare all'arma bianca col baricentro altro e con 8 uomini nella metà campo del Napoli. È impossibile, ma al contempo non puoi nemmeno immaginare di stare ad aspettare per 80-90 minuti in 11 della linea del pallone il Napoli, perché dai e dai, prima o poi il gol arriva. La via di mezzo qual è? È una via di mezzo, ribadisco, tipo quella che ha imposto il Chievo: una difesa attenta, grintosa, determinata, attenzione alla velocità di arrivare per primi sulle seconde palle, cercando magari di verticalizzare grazie a Ciano Campbell oppure sfruttare le corsie esterne. Ribadisco, se veniamo a Napoli con un atteggiamento non equilibrato in un senso, come dici tu, o nell'altro, come ti dico io, è ovvio che ne esci con le ossa rotte. Ma purtroppo il Frosinone ha buttato 3 punti nell'ultima gara in casa con il Cagliari, una gara che il Frosinone aveva messo in cassaforte e che però si è fatta fuggire dopo esserti chiusa negli ultimi 20 minuti e aver lasciato campo al Cagliari, che giustamente il gol ce l'ha fatto. E quindi un atteggiamento equilibrato non è semplice, lo so, non sono sprovveduto, so perfettamente dove stiamo andando. Diciamo che in questo momento non vogliamo essere nei panni di Longo. Ma guarda, Longo è un ragazzo intelligente, un ragazzo giovane, la prima esperienza in Serie A, l'anno scorso la prima esperienza in B, ha vinto il campionato, reduce da trofei vinti col Torino Primavera. È un ragazzo che sa perfettamente l'avversario che incontra, e ribadisco, anche ascoltando le dichiarazioni di Hamsik e Insigne di questa settimana, che dicono sì, testa al Liverpool, ma prima c'è il Frosinone, e memori di quello che abbiamo fatto col Chievo, non possiamo assolutamente perdere questa occasione. Quindi sappiamo che il Napoli giocherà, non dico con i titolarissimi, perché immagino che il Liverpool qualche pensiero lo dia anche Ancelotti, però chiunque entra in campo a Napoli insomma esprime un potenziale tecnico di alto profilo, questo è chiaro. Ecco Roberto, un'ultima considerazione, focalizziamoci su quelli che sono dei prodotti del vivaio del Napoli, Ciano e Maiello, un commento sul loro stato di forma e soprattutto se vedi in loro ancora dei margini di miglioramento. Non ho capito l'ultima domanda, perdonami. L'ultima, se vedi in loro dei margini di miglioramento. Allora, Ciano e Maiello sono certamente due punti fermi di questo Frosinone, lo sono da quando sono arrivati, per esperienza, per capacità, per grinta. Camilla, un sinistro che ripeto non so balzare dalla sedia, pochi calciatori hanno in Serie A. Raffaele è un regista di centrocampo che può essere sia un play basso che un regista di carattere offensivo, la cui capacità di aprire il gioco, di cambiare campo e di guardare i compagni, i momenti dei compagni, non si discutono nemmeno in questa categoria. I margini di crescita ci sono, perché nella vita, come nel calcio, come in ogni ambito, si può sempre crescere, si può sempre fare meglio col duro lavoro, e però lo ribadisco per l'ennesima volta, sono calciatori imprescindibili dall'economia del gioco frosinate. L'unico neo è che, proprio perché sono molto importanti, spesso sono costretti a tirare la carretta e non riescono ad avere probabilmente dei ricambi, perché nonostante la rosa numerosa, proprio in quei ruoli, diciamo che qualcosina Frosinone deve fare in sede di mercato, più che altro in mezzo al campo, per dare respiro a Raffaele Maiello, che ribadisco spesso e volentieri tira la carretta da solo. Perfetto, tutto chiaro, grazie Roberto. Grazie a voi, buon lavoro. Un saluto a Roberto Conforte di Radio Day, ci prendiamo un altro piccolo istante di pausa, torniamo tra poco. Calcio Napoli 24 Live. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Fino al 12 dicembre corri da Euronics Gruppo Tufano. Subito per te uno sconto immediato del 15%. Smartphone Samsung Galaxy A7, tuo a 296 euro se spendi almeno 799 euro. Da Euronics Gruppo Tufano paghi in 20 mesi a tasso zero. Notebook Acer tuo a sole 449,99 euro se spendi almeno 799 euro. Smart TV Samsung 55 pollici tuo a 492 euro se spendi almeno 799 euro. PlayStation Pro da 1 TB con cuffie e gioco Lego Star Wars tuo a 369,99 euro se spendi almeno 799 euro. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre! Altrimenti ti rimborsiamo! Euronics Gruppo Tufano ti ascolta davvero! Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di... Abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV. Mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV. Mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV. Mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta,
Nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ben ritrovati, ricomincia Calcio Napoli 24 live, Vincenzo Credendino, Rita Cocca, Ciro Novellino e le parole di Piotr Zielinski che adesso vi andiamo a leggere grazie al contributo della nostra Claudia Nappi che cogliamo l'occasione per salutare al touchscreen. Eccole qua le parole del centrocampista polacco intervenuto alla radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss. Non è facile nessuno, non è facile per nessuno vincere a Bergamo, esordito Zielinski. Sì. Tutta la squadra merita questa vittoria, abbiamo sofferto e l'Atalanta è forte contro di noi, gioca sempre bene. Sono contento per il gol di Milik, se lo meritava, abbiamo raccolto 3 punti importantissimi, siamo ancora in lotta per obiettivi importanti, sono contento che Arek abbia segnato in un momento difficile per il Napoli. Mettiamo in stand-by le parole di Piotr Zielinski, sì, e diamo il buon compleanno al San Paolo in compagnia del consigliere comunale del Comune di Napoli, Carmine Sgambati. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente. Presidente, la commissione da lei appunto presieduta si occupa anche e soprattutto dello stadio San Paolo. Siamo molto curiosi. E certamente. Siamo molto curiosi in quest'oggi. Insomma, dobbiamo dire insomma fra il serio e il faceto che quei 59 anni non se li porta benissimo, però stiamo provando a fargli qualche intervento chirurgico, qualche lifting, glielo stiamo provando a fare. A proposito, devo dire la verità. Sì. Ti devo dire la verità, non se li porta benissimo, ma non se li porta nemmeno malissimo. Diciamo, io sono stato, sì, sono stato 15 giorni fa a fare un sopralluogo a San Paolo, perché come tu ben hai detto, sì, sì, stiamo facendo un restyling. Tra l'altro sopralluogo che abbiamo documentato noi ampiamente con le immagini, con le interviste. Sì, sì, e ho visitato un po' le palestre, gli spogliatoi, e ti devo dire che non hanno niente da invidiare agli altri stadi. Però noi parliamo del San Paolo, di quello che vedono i cittadini. No, esatto, ci sono stati dei lavori effettivamente, Presidente, quello alla tribuna stampa, quello agli spogliatoi in occasione, ce li ricordiamo, ma continueranno ancora, perché esatto, adesso stiamo terminando i servizi igienici, i bagni, per così dire, e dalla sosta del campionato, come tu ben sai, quest'anno si gioca anche a Natale, quindi la sosta avverrà dopo il 5 gennaio, dal 5 gennaio in poi metteremo mano ai sediolini. Queste sono le parole insomma che insomma ci ha detto lei, che poi hanno trovato conferma anche nelle parole dell'assessore Borriello. Però sì, Presidente, abbiamo fatto un po' di conti, sono 30.000 sediolini, sono parecchi. Quindi il dubbio ovviamente sia giornalistico insomma che sì, dei tifosi è legittimo. Possiamo fumarlo? No, non ho capito bene il dubbio. Ho detto il dubbio, sia dal punto di vista insomma di noi giornalisti che dal punto di vista dei tifosi, è legittimo, sono tanti sediolini. Possiamo fugarlo? Abbiamo la certezza di fugarlo al 100%? No, sicuramente noi stiamo aspettando per definire bene da dove iniziare e come completare l'esposizione della ditta. Non sappiamo bene se cominciare dalle tribune o dai distinti. Quindi avremo una movimentazione equa affinché tutti i sediolini siano cambiati,
bisogna solamente vedere tecnicamente da dove cominciare e come fare per portare a termine tutto il restyling completo, che logicamente avverrà a step, non si cambiano 30.000 sediolini in una settimana. Però l'intenzione dell'amministrazione per come stiamo procedendo è sicuramente quello di avere uno stadio più completo, più nuovo, più adatto alla squadra che ospita, e anche affinché il presidente non faccia più certe affermazioni sullo stadio, che voglio ricordare per me e per tanti napoletani è stato il tempio del calcio mondiale, da quando in cui quell'erba è stata calpestata da Diego Armando Maradona. Presidente, per quanto riguarda invece l'idea di avere le tribune mobili, è fattibile oppure meno? Le tribune? Mobili? No, di questo non lo so, guarda. No, perché è stata una possibilità paventata dallo stesso assessore Borriello, che ha detto nel progetto potrebbero esserci anche delle tribune mobili da piazzare sulla pista d'atletica. Sicuramente è un'idea sicuramente fondata, ma di Borriello me ne informo alla prossima commissione appena lo vedrò e potrò essere più sicuro. Di questa non ne so nulla. Ciro. Ma io invece resto per quanto concerne i lavori su quello che poi è la... Quelli fatti magari, sulle luci. Sì, no, io volevo chiedere dei bagni, perché sempre quello è un tasto dolente. A che punto siamo? Quanto tempo magari ancora ci vuole? Guarda, io credo che nel giro di 20 giorni li abbiamo completati. Va bene? Ok, quindi salutiamoci insomma con un commento sulle luci. Abbiamo visto, abbiamo documentato sempre noi di Calcio Napoli 24 il sopralluogo che ha fatto anche lo stesso Carlo Ancelotti durante l'ultimo impegno con e ha trovato e ci siamo trovati perfettamente d'accordo anche con l'allenatore, che ha visto che sta procedendo tutto come avevamo prestabilito. Ma vi interfacciate anche con Ancelotti per caso, no? No, però abbiamo incontrato, faceva il sopralluogo e stava là. Perfetto. Beh, va tutto bene. Chiaro. Grazie Presidente. Mille, grazie. Un saluto a tutti. Grazie. Un saluto al consigliere Carmine Sgambati. Riprendiamo il discorso di prima. Sì, leggiamo ancora qualche dichiarazione di Piotr Zielinski. Ha detto anche qualcosa del rinnovo. Proviamo a leggere rapidamente. Parlato principalmente di Napoli-Frosinone, abbiamo già sbagliato la gara col Chievo, abbiamo perso punti importanti, sabato arriva una squadra e sarà una gara difficile come lo sono tutte. Si metteranno tutti in difesa, ma dovremo giocare col giusto atteggiamento cercando di fare il risultato. Sono felicissimo di stare a Napoli, anche se ultimamente non è un buon periodo per me. Spero sia già finito, faccio di tutto per migliorare. Ora sto bene e presto tornerò a giocare ai miei livelli. Ancelotti è un allenatore di un livello enorme, vogliamo sempre vincere anche a Liverpool. Sarà difficile, ma siamo in una buona posizione, anche se pensiamo prima alla gara col Frosinone. Abbiamo voglia di andare agli ottavi, abbiamo disputato una grande Champions contro squadre importanti. Ad Anfield sarà difficile, ma se giochiamo come sappiamo riusciremo a passare agli ottavi. Per noi è una grandissima cosa essere allenati da un campione come Ancelotti, che ha vinto tutto. Vuole fare qualcosa di grande con noi, spero siamo sulla strada giusta, con lui vanno tutti d'accordo, sappiamo cosa ha fatto prima da calciatore e poi da allenatore, non possiamo che apprendere da lui, è una persona speciale e non sottovaluta nessuno. Considera tutti nello stesso modo. Per quanto riguarda la corsa a scudetto, dobbiamo vincere più partite possibili e poi vedremo. La Juve ha un calendario più difficile rispetto al nostro e possiamo accorciare un po' le distanze. La nazionale polacca ancora non lo sappiamo quanto siamo forti, abbiamo calciatori importanti e spero che da marzo faremo grandi cose. Vogliamo far felici i tifosi ed andare agli europei. Il mio matrimonio mi sposa a giugno, ma non so ancora la data. Metterei la firma per lo scudetto a maggio, sposa a giugno e papà a marzo 2020. Olè. E quindi abbiamo anche il cronoprogramma, no, di quello che sarà il futuro di Piotr Zielinski. Prima abbiamo parlato anche di quello che sarà il futuro del Napoli nel mese di luglio, tornerà in Val di Sole. Detto fatto, possiamo dare il buongiorno al presidente dell'APT di Val di Sole, Luciano Rizzi. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Luciano, allora insomma è ufficiale, ovviamente lo sappiamo già, ci siamo, sappiamo che quest'anno però il ritiro potrebbe essere di 12 giorni, o almeno è quello che dicono alcuni giornali questa mattina. Puoi confermare queste date, queste cifre?
per la verità, allora, l'accordo non è ancora stato firmato, ma la base dell'accordo eventuale è di 21 giorni e non di 12, come sempre. Ok, ok. Quindi diciamo sì. che la roba certa invece sono le 3 settimane, anche perché oltre a una nostra esigenza ci trova anche d'accordo con la preparazione dell'allenatore. Certo, certo, molto importante, lo sappiamo soprattutto con Maurizio Sarri. Quest'oggi a questo punto possiamo andare a riprendere il pezzo, insomma da rassegna abbiamo letto che c'è stato un incontro, no, con il Napoli, i rappresentanti del Trentino Marketing, questo ce lo conferma, no? Vi siete visti a Roma? Sì. A Roma, esatto, sì, sì, c'è un visto molto cordiale. Uh-huh. Stavo dicendo, clima cordiale? È stato un clima molto molto cordiale, molto positivo. Noi abbiamo espresso il desiderio di avere qui ancora il Napoli, come il Napoli gradisce tornare da noi. Più che altro lo gradiscono i tifosi che negli anni ci sono anche un po' affezionati e anche noi siamo affezionati ai tifosi. Che dire, d'accordo sui 21 giorni, ci sarà da limare qualcosa, presumo che per intanto diciamo che è un fidanzamento, non è ancora un matrimonio. Ok, è un fidanzamento, non ancora un matrimonio, perfetto, ecco, ha reso l'idea. Presidente, dato che innanzitutto ovviamente ci farà enormemente piacere stare lì con voi altri 21 giorni. Siamo degli affissionati. Sì, ormai in estate tappa fissa di Maro tutti gli anni veniamo lì con voi. La domanda che però volevo fare è, a questo punto, i tempi, visto che è un fidanzamento che sta per sfociare in matrimonio, ma questo matrimonio poi, secondo lei, quando ci sarà? Allora, rispetto agli altri anni, noi abbiamo l'esigenza di saperlo abbastanza a tempi brevi, per cui io direi che nel giro di un mesetto dobbiamo per forza chiudere. Per quanto riguarda l'idea di una tournée in Canada da parte del Napoli, le è arrivata, insomma, certo, questa voce, sa qualcosa? Sì, era una delle possiamo dire delle idee, mi sembra di aver percepito che è più una che può dire non un completamento ma un'alternativa. Ok, quindi insomma sarebbe la seconda moglie, va, chiamiamola così a questo punto. Sì, okay. Mi sembra di aver capito che è vero che hanno degli inviti in Canada, è anche vero che sia l'allenatore che la proprietà avrebbe più interesse a fare una preparazione classica. Mm-hmm. Okay. Ok, quindi anche Ancelotti ha voglia di fare preparazione classica. Beh, voi sapete che Ancelotti l'anno scorso ereditò un contratto fatto con il sponsor del Bayern e iniziò il campionato con ben 7 infortunati a forza di girare il mondo. Allora io dico, 7 fortunati al Bayern fa la differenza, ma è al Napoli con le rose? Questo è vero. Perché bisogna considerare che girare il mondo non vuol dire fuso orari, vuol dire fisici stressati, vuol dire mille cose. Lì ovviamente gli sponsor dell'Audi in giù sono molto forti, la rosa è anche preparata su quello. Ma se il Napoli hai la sfortuna che se ne infortunano 4, 5, quanto costa questo? Il campionato italiano è un campionato che puoi permetterti di partire alla 10ª giornata? È vero, questo è un aspetto sul quale andarci a soffermare. Salutiamoci con una nota insomma di speranza. Durante questi anni, Presidente, immagino che anche in ritiro si sia parlato di scudetto per il Napoli, quanto ci avete creduto e in che modo se ne è parlato, se ci può raccontare anche qualche aneddoto sotto questo punto di vista? Ci abbiamo creduto molto l'anno scorso, specialmente all'inizio. Dobbiamo dire che è diventato, per la verità, imprescindibile più che lo scudetto la Champions ha un impatto talmente forte in termini economici che per assurdo vale più dello scudetto. Ovvio che se vinci lo scudetto sei anche in Champions, ma il dramma è la quinta.
È vero, arrivare è vero. Quinti è il dramma, arrivare secondi o quarti è praticamente uguale, ovviamente. Quindi io direi lottare per lo scudetto, per avere la certezza di avere la Champions, altrimenti addio campioni. Tutto chiaro, presidente, grazie. A voi. Un saluto. Ne approfitto per fare gli auguri a tutta Napoli. Ovviamente, insomma, ricambiamo e soprattutto rinnoviamo l'appuntamento al mese di luglio. Io ho già provveduto, sono già passato San Gregorio Armeno, ho già comprato la mia statua del 2018 e adesso faccio il presepio in vostra memoria. E con gli auguri a tutta Napoli. Grazie. Ovviamente ricambiamo e ma li portiamo presepe, a no, io sono curioso adesso a questo punto. Voglio sapere, presidente, grandezza del suo presepe e come è strutturato. Allora, per far posto al presepe devo sgomberare il divano, facendo arrabbiare tutta la famiglia. Non lo so. Grazie, presidente. Dopodiché, essendo con l'acqua corrente, non lo posso fare all'aperto, altrimenti si ghiaccia. Per cui, via il divano e dentro il presepe. Presidente, allora quando vengo su a Di Mato la prossima estate voglio vederlo, anche se è il mese di luglio. Assolutamente sì. Va bene. Grazie. Va bene. Buona giornata a voi. Grazie, presidente. Grazie a Luciano Rizzi, grazie anche a Ciro Novellino per questi siparetti che sono godibilissimi soprattutto per noi, speriamo anche per voi. Continuiamo a parlare di Napoli, ovviamente lo faremo da qui a qualche secondo anche con i prossimi ospiti in collegamento telefonico. Arrivano però delle novità per quanto riguarda le cifre dei biglietti venduti per Napoli-Frosinone. Abbiamo parlato prima di Stato San Paolo, abbiamo detto che non si porta benissimo gli anni che ha, però dobbiamo dire anche che ultimamente, forse anche grazie al fatto che in Italia il trend sia cresciuto, siano arrivati dei campioni comunque stimati, il pubblico sta poco a poco affezionandosi anche, sì. Ovviamente lo sottolineiamo tre volte, 25... per le politiche di prezzo che sta applicando il Napoli. 25.000 però sono ancora pochini, dal sì. San Paolo mi aspetto tanto di più. Intanto è arrivato anche il report da Castelvolturno, seduta di allenamento questa mattina, attivazione a secco con ostacoli bassi in vista del Frosinone, seduta mattutina quindi per preparare al meglio il match di sabato alle 15 al San Paolo contro il Frosinone. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco con ostacoli bassi, vuol dire senza palla. Quindi di seguito partitina a porte piccole, lavoro di possesso palla, successivamente campo ridotto, partita anche in quel caso e chiusura con esercitazioni di tiro verso la porta. Ecco, per esempio, questo è un aspetto secondo te da andare ad approfondire, nel senso che il Napoli è ancora una squadra che per segnare deve creare tanto. Questo è un retaggio che forse non siamo ancora riusciti a scrollarci addosso. Ma ancora una delle squadre che ha la media, insomma, più bassa tra occasioni create. Serve un po' di cattiveria in più sotto posto. Solo? Sì, cioè, solo questo, solo un fatto di, insomma, di cattiveria. Se di Napoli arriva tante volte alla conclusione, vuol poi dire anche che... come ci arriva. Sì, ma io non credo che sia una questione di gioco, ed è per questo che il Napoli non riesce a far gol. Proprio perché se il Napoli arriva a calciare tante volte verso la porta, riesce a creare tante occasioni da gol. Io faccio un nome a caso, per esempio Piotr Zielinski. Se Zielinski arriva tre volte in tre partite differenti a tu per tu con il portiere, ma proprio da solo con il portiere, e non fa gol, non è un problema di modulo o di schema, è un problema del calciatore che forse ha bisogno di maggiore tranquillità, di essere un po' più freddo sotto porta e di andare alla conclusione, appunto, mi ripeto, con tranquillità, quella che serve per gonfiare la rete. Forse questo quello che manca al Napoli in alcune circostanze, c'è troppa frenesia, perché può capitare che magari Mertens si infila contro il Paris Saint-Germain tra le linee difensive dei appunto parigini, colpisce, prende la traversa, però lì ci può stare, perché magari colpisce male il pallone, anche se sei ad un metro e mezzo dalla porta, ci sta, perché è una conclusione difficile. Ma se tu ti presenti a tu per tu con il portiere e non riesci a fare gol, lì c'entra poco il modo di il modulo oppure l'allenatore, è più una questione di calciatore, più una questione di tranquillità. Per quanto riguarda invece i calci piazzati, sembra manca essersi... Verdi, esatto.
Manca Verdi. La mancanza di un ma di qualcuno il Napoli l'ha trovato in Simone Verdi, il calciatore diciamo ottimo in appunto quel fondamentale, che poi tanto fondamentale non è, perché battere i calci di punizione non è da tutti. Però Simone Verdi, beh, manca al Napoli, mancano i suoi calci di punizione, mancano le sue giocate. Va detto che però fino a questo momento non l'ha ancora dimostrato, perché comunque vada per le, diciamo, gli infortuni che ha avuto, per le prestazioni non esaltanti, non abbiamo ancora visto il miglior Simone Verdi. Anche lui, come Goulam, come Meret e come Younes, è quel calciatore dal quale il Napoli si aspetta tanto nel mese di gennaio, è quel calciatore che può essere considerato come uno dei quattro acquisti invernali di questo Napoli di Ancelotti. Secondo te l'altro chi sarà? Insomma, a parte che c'è stato un piccolo giallo questa mattina, insomma, sul Fosi Goulam, però insomma per il momento mettiamoci una parentesi, ve lo racconteremo con dovizia di particolari quando sarà il momento. Fra gli acquisti che il Napoli ha già in casa, quello che tu aspetti con maggiore fervore chi è? Vale a dire, nel senso di infortunati, però, allora, di Goulam, di Meret. Dato per scontato che Goulam possa tornare ai livelli passati, me lo auguro perché per me è un calciatore tutti. Importantissimo e fermo da troppo tempo. Dato per scontato che Meret per me è più forte di Gigio Donnarumma e quindi di conseguenza penso che anche lui possa essere calciatore già fermato per quanto concerne il Napoli, mi aspetto tanto da Younes, perché si è parlato tanto di lui. Si è parlato tanto di quello che ha fatto, è andato via, poi è tornato, poi si è fatto male, si è creata aspettativa. Lui in Olanda con l'Ajax ha fatto davvero molto 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 bene ed effettivamente può essere un calciatore importante per questo Napoli, che può andare a ricoprire anche dei ruoli diversi, oltre che quello appunto di trequartista, può giocare anche come esterno, può dare fiato a quel Caglion che le fa tutte. E, per me Amin Younes è il calciatore dei quattro che in questo momento sono fuori che può sorprendere, forse anche perché non lo conosciamo ancora, quindi potrebbe anche essere questo, diciamo, quantomeno non lo abbiamo visto dal vivo. Può essere appunto questo il calciatore sorpresa dei quattro. Però quanto è difficile andarsi poi ad insediare in un gruppo così compatto, già formato da vedi quanti anni comunque, un gruppo nel che Napoli lavora insieme. Facile. Nel Napoli è facile perché il Napoli ti mette a proprio agio, ti mette a tuo agio, ti dà la possibilità di giocare in quella appunto squadra. Chi è arrivato nel Napoli ha avuto problemi, ma non perché il gruppo in un certo qual modo lo ha isolato. È arrivato nel Napoli ed è stato, tra virgolette, apprezzatissimo da subito nel gruppo, accolto subito nel gruppo, ha trovato difficoltà nell'imporsi perché magari l'allenatore in questione, Maurizio Salvi per esempio, non gli dava la possibilità di giocare. Il prossimo big match di giornata è ovviamente Juventus-Inter, possiamo parlare di questo ma anche e soprattutto di Napoli con il prossimo ospite in collegamento telefonico, tra l'altro ha vestito in modo splendido anche la casacca azzurra. Buon pomeriggio a Tarcisio Burnic. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Tarcisio, partiamo prima da questa sfida, vale a dire Juventus-Inter. Hai vestito le maglie di tutte e tre le squadre di cui vogliamo parlare oggi, vale a dire Juventus-Inter e Napoli. Partiamo però dal derby d'Italia. Che ricordi hai di quella atmosfera? Anche insomma, partendo dalla Marcord, poi arriviamo ai giorni nostri. Che sfida sarà quella di venerdì sera tra la squadra di Allegri e quella di Spalletti? Beh, per me sono stati tre anni bellissimi a Napoli, oltre anche a dei risultati che non dico ottimi, però buoni, ecco. Abbiamo lottato anche per lo scudetto e ci è andato un po' male. Comunque sono rimasto molto molto contento di questi tre anni che abbiamo vissuto in un gruppo di giocatori, direi, di amici, ecco, più che di quei giocatori. Amici, era un gruppo eccezionale creato dall'inizio. Per quanto riguarda invece la gara di venerdì sera tra Spalletti ed Allegri, ovviamente sarà non solo Spalletti contro Allegri, sarà anche, credo che abbiamo perso.
forse l'abbiamo perso, no? Ce l'abbiamo ancora in diretta. Tarcisio, ci senti? Sì, mi sento, sì, io direi che spero Inter di venerdì sera. E io spero che l'Inter riesca a mettere sotto la Juve, perché almeno si vive ancora del campionato. Se vincesse ancora la Juve, direi che crolla un po' tutte quelle prestazioni, quel senso di seguire le squadre, perché la Juve quando è lassù è solo per loro, ecco, non per gli altri. Non è già chiuso quindi secondo te il campionato? Quanto ha mostrato la Juventus fino a questo momento non ci fa pensare che sia già finito secondo te? Ma dipende appunto da questi risultati qui, cioè risultati con l'Inter. Io credo che l'Inter abbia un gruppo di giocatori se non pari alla Juve anche superiori. Dipende che se riescono a dare tutti 11 un grande e giocano un grande entusiasmo possono mettere sotto la Juve. Guardando quindi al Napoli, pensi che sia la squadra Ancelotti l'anti-Juve, Narciso? Ma io credo che l'allenatore è uno dei grandi, perché ha ottenuto dei risultati ovunque, ed è per questo che il Napoli può dire anche la sua, ecco, anche a livello dello scudetto. E in Champions? Dove può arrivare? Quella è un po' più difficile per noi. No, vabbè, noi non pensiamo neanche insomma a vincerla, perché ovviamente ci sono delle corazzate di livello europeo, insomma. Però sì, appunto, turno adesso sembra possibile. Ma io confido molto sull'allenatore, perché l'allenatore ha vissuto sempre ai vertici di delle classifiche, ecco. Ha fatto partite in campionato, in Coppa dei Campioni. Insomma, è un esperto e può dare quella sicurezza, quella tranquillità ai giocatori. Ecco, credo che potrebbero appunto puntare anche alla Coppa dei Campioni. Alex Meret, Tarcisio, torna a disposizione. C'è l'opportunità di vederlo in campo con il Frosinone. Si aspetta tanto da questo portiere che, a detta di molti, può essere anche più forte di Gigi Donnarumma? Ma sai, i grandi giocatori hanno la continuità, cioè non sono giocatori che fanno una partita eccezionale poi dopo non ci sono. Questo è abbastanza abbia continuità, ecco, e può diventare un grande campione. Ad oggi, secondo te, Tarcisio, Lorenzo Insigne può essere inserito nella griglia dei top player oppure ancora no? Cioè, scusa, perché si sente male. Tarcisio, mi senti? Ecco, mi dica. Ok, mi chiedevo se per caso, secondo lei, in questo momento Lorenzo Insigne è pronto per essere già definito un top player oppure bisogna attendere ancora qualcosa da questo giovane napoletano? Ma io credo che se attualmente sta facendo molto bene, è augurabile che abbia la continuità. Come ho detto precedentemente, i grandi campioni hanno una partita ad alti livelli e poi dopo ha bisogno della continuità. Continuità sempre a un certo livello, e questo lo sta dimostrando ora. Speriamo che, e gli auguro di continuare come la sto facendo ora. Un'ultima considerazione, mister Burnic. Carlo Ancelotti è comunque un rappresentante della vecchia scuola, diciamo così, degli allenatori italiani. Per quanto riguarda la nuova, invece, chi è che la diverte di più o che le piace di più? Ma io credo che sempre il vecchio è vostro che avete preso quest'anno è quello che dà sicurezza ai giocatori, dà tranquillità. Perciò io credo che questo Napoli possa lottare fino alla fine del campionato per i primi posti. Tutto chiaro, grazie mister. Prego, prego. Ciao. Un saluto da Tarcisio Burnic. Prendiamoci un altro piccolissimo istante di pausa, torniamo tra poco. Calcio Napoli 24 Live.
Fino al 12 dicembre corri da Euronics Gruppo Tufano. Subito per te uno sconto immediato del 15%. Smartphone Samsung Galaxy A7, tuo a 296 euro se spendi almeno 799 euro. Da Euronics Gruppo Tufano paghi in 20 mesi a tasso zero. Notebook Acer tuo a sole 449,99 euro se spendi almeno 799 euro. Smart TV Samsung 55 pollici tuo a 492 euro se spendi almeno 799 euro. PlayStation Pro da 1 terabyte con cuffie e gioco Lego Star Wars tuo a 369,99 euro se spendi almeno 799 euro. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre! Altrimenti ti rimborsiamo! Euronics Gruppo Tufano ti ascolta davvero! Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche. Ben ritrovati, ricomincia Calcio Napoli 24 Live, ricomincia il cammino di avvicinamento a Napoli Frosinone, di scena allo stadio San Paolo, che tra l'altro ricordiamo oggi compie gli anni, 59 anni per la precisione. Ad ogni modo ospiterà Napoli Frosinone alle ore 3, ne parliamo in collegamento telefonico con Maurizio Nicita della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Maurizio,
insidie in questo campionato ce ne sono sempre e comunque, abbiamo imparato anche insomma a spese del Napoli che ha pareggiato in casa contro l'ultima in classifica, che non esiste una partita facile. Il Chievo Verona poteva contare su certi aspetti, il fatto che arrivasse un nuovo tecnico a dare una certa serenità, una nuova organizzazione alla squadra, il fatto che comunque abbia dei contropiedisti niente male, che gli consentivano di dare aria alla propria difesa nel momento in cui subiva il forcing del Napoli. Quali sono invece le armi secondo te del Frosinone per impensierire gli azzurri di Carlo Ancelotti, che partono ovviamente coi favori del pronostico? Ma io credo che, con tutto il rispetto del Frosinone, dell'approccio che avrà alla gara, molto se non quasi tutto dipenderà dal Napoli. Certo. Ancelotti ha ribadito, l'ho detto anche oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, proprio con cui si apre il giornale, che la sua squadra, per esprimersi bene, deve alzare il ritmo, e allora diventa imprevedibile e diventa più efficace. Ed è quello che non è successo almeno per un tempo contro il Chievo, e allora tutto si complica, anche perché è inutile nascondersi dietro un dito, che la testa guardi e pensi ad Anfield è normale, lo è per i tifosi, lo è per tutto l'ambiente, no? Quella è una partita di svolta storica probabilmente nella storia del Napoli, è logico che ci si pensi, anche se magari a parole si dice prima pensiamo al Frosinone. E quindi sarà importante che il Napoli parta bene, abbia l'approccio giusto per mettere subito sotto il Frosinone e poi magari poter controllare, però guai a fare come il Chievo, di concedere un tempo e dare la possibilità all'avversario di alzare la propria autostima e di crederci, ecco, metterli sotto sarà importante dall'inizio. Quindi Maurizio sottolinea giustamente come in Napoli Frosinone il nemico più pericoloso per gli azzurri è lo stesso Napoli. È la testa. Sì, è la testa, esatto, la testa del Napoli. Sun Tzu diceva: conosci te stesso, no? Quindi anche il Napoli di Carlo Ancelotti sta provando a conoscersi, a poco sta mostrando quella che è la propria anima, a poco sta venendo fuori anche un gruppo, no? Di titolari che abbiamo visto affrontare le sfide, quelle pressanti, quelle importanti, a cominciare forse probabilmente proprio dalla prossima, no? Contro il Liverpool. Ci aspettiamo quindi dei cambiamenti contro il Frosinone, quali sono secondo te? Bah, io mi auguro di vedere Meretti in porta, sarebbe ora, credo che il ragazzo stia bene da tempo e che siano state forse anche eccessive certe precauzioni, no? Soltanto chi sta dentro poi a Castelvolturno sul campo giorno per giorno ha il reale posto della situazione. Io mi auguro che sto ragazzo sia pronto e rompa il ghiaccio, perché si continua a dire un gran bene di lui e speriamo che possa dimostrarlo presto sul campo. Poi credo che soprattutto sui terzini a centrocampo ci sarà turnover, per cui mi aspetto Marquì con Iosai a sinistra, e potrebbe essere il momento per far riposare un minimo anche Koulibaly. Proprio l'altro ieri ci avevamo fatto un servizio sulla Gazzetta, che è l'unico che ha giocato tutti i minuti delle 19 partite fino adesso giocate, disputate, e quindi forse potrebbe essere il turno per lui di fare un po' di riposo. Vedremo, perché poi Ancelotti è sempre molto attento nel turnover a conservare un minimo di equilibrio, per cui cambiare troppo può essere anche un controsenso, poi diventa complicato se magari la partita non si mette per il verso giusto riuscire a sbloccarla. Credo che sarà il turno di Diawara, e voglio sperare che Diawara, più che chiacchierare fuori attraverso il procuratore, dia in campo una dimostrazione di crescita, perché sinceramente questo ragazzo in tutti le ponevamo tante speranze, però negli ultimi due anni è stato incompiuto per vari motivi, probabilmente prima nemmeno Sarri gli ha dato gli spazi che lui desiderava, ma sì. Pronto? Maurizio, ci senti? Sì, scusa. E ti dicevo che però nelle occasioni che ha avuto quest'anno Diawara sinceramente non mi ha convinto, e credo che non abbia convinto fino adesso nemmeno l'allenatore. Speriamo che partite come queste siano utili a rinfrancarlo e a fargli trovare i ritmi giusti con
col metodo di gioco che segue Ancelotti. Maurizio, ti aspetti, a parte il Frosinone, sicuramente una partita molto difensiva, quindi che si chiuderà nella propria metà campo e saranno poche le azioni dove invece cercheranno di attaccare il Napoli? Ma, ripeto, dipenderà dall'atteggiamento che prende il Napoli in campo, quanto terrà alto il proprio baricentro, quanto riuscirà in velocità con le triangolazioni che questi giocatori ci hanno abituato ormai da anni a saper utilizzare ad elevato ritmo e con grande qualità tecnica. Se vedremo queste cose, e allora il Frosinone sarà costretto a rinculare, ad abbassarsi ulteriormente e farà fatica a venire fuori. E altrimenti, se la palla girerà lenta, se non ci sarà ritmo alto, tutto diventerà meno complicato per l'avversario. Ultima considerazione, Ciro Novellino. Sì, Maurizio, io ti chiedo di Milik, visto che il calciatore è riuscito a tornare al gol contro l'Atalanta, ha regalato appunto i tre punti, ecco, ora gli serve continuità, perché in un certo senso forse insieme al pari di Zirischi è soltanto un problema mentale per i due calciatori, serve sbloccarsi mentalmente per poter tornare ad essere quelli che poi conosciamo, quelli che, diciamo, Milik lo abbiamo visto prima degli infortuni, Zirischi quello che abbiamo visto fino allo scorso anno. Allora, io ho sottolineato e lo ripeto ai vostri microfoni, andate a vedere il modo in cui ha realizzato Milik il gol contro l'Atalanta. È un attaccante che controlla e tira a quella maniera, ha autostima, ha certe sicurezze, non è uno disperato che viene, cioè c'è il periodo in cui l'attaccante vede la porta estremamente piccola, ma il modo in cui ha fatto gol Milik mi fa pensare che è un giocatore non da recuperare psicologicamente. Poi sulla continuità, ragazzi, cioè, ci sono tante di quelle partite da qui a fine anno che tutti avranno l'opportunità. Ancelotti ha dimostrato di saperla dare a tutti, quindi se un giocatore non parte titolare non significa che sia una bocciatura. Abbiamo visto, è un vanto del Napoli avere 8 gol che arrivano dalla panchina. Bene, 5 di questi qua arrivano dagli attaccanti, cioè 2 di Milik, 2 di Mertens e 1 di Insigne, quindi significa che loro stanno metabolizzando la possibilità di entrare in corsa e diventare decisivi. Questo è importante, un salto di qualità importante che secondo me Ancelotti sta facendo e che probabilmente dobbiamo fare noi, tutto l'ambiente attorno, che ogni volta che gioca uno non gioca l'altro diventa crisi dell'uno o esaltazione dell'altro. Maurizio, quindi mi sembra di capire che per te davvero un'ultima considerazione, però insomma quello che mi hai detto fa scaturire un'altra domanda: per te il Napoli ce l'ha già il bomber da 30 gol che cerca Aurelio De Laurentiis? Ma guarda, migliorare questa squadra non è semplicissimo, perché tu devi riuscire a incastonare giocatori ancora più forti, ma farli funzionare nel meccanismo, perché che è quello che per certi versi è riuscito a fare la Juventus su con Ronaldo. Cioè Ronaldo, per quanto sia il più forte giocatore attualmente in giro, è uno che si è messo abbastanza al servizio della squadra. Vediamo quanto corre per il campo, no? Vediamo come è capace sempre di dialogare. Quindi dipende anche dall'atteggiamento, dal modo in cui arriva un giocatore. Se deve arrivare una star per fare passerella e non mettersi in discussione insieme ai compagni, credo che di questo il Napoli ne abbia bisogno. Però ritengo che su questi argomenti Ancelotti abbia una tale esperienza ad altissimi livelli, per cui ogni nostro consiglio sarebbe banale, forse superfluo. No, ma infatti a noi al massimo il compito di raccontare quello che succede in casa Napoli, e grazie ovviamente per come lo fai sulla Gazzetta dello Sport. Grazie Maurizio. Grazie a voi e buona continuazione. Ciao, Maurizio. Ciao, grazie Maurizio. Ciao. Maurizio Nicita della Gazzetta dello Sport. Andiamo avanti con i nostri prossimi ospiti in scaletta. Salutiamo anche Marco Gis. Sono alternati. Gison. Salutiamo Gison, Quadenappi e Marco Gis in cabina di regia, oltre che al coordinamento giornalistico. Il Napoli, Vita, secondo il Mattino. Lo dai un voto al foulard che si è messo, no, Marco Gis oggi? Andiamo
spaccia al mattino, poi magari a Gis lo facciamo venire anche in, insomma, davanti alle telecamere, così possiamo apprezzare il suo foulard. Secondo me in questa redazione, con la scusa che sono l'unica donna, stanno iniziando ad esagerare un po'. Nel senso che ti chiedono di foulard. Io invece ti chiedo il fatto che il Napoli è la squadra che segna di più nel secondo tempo. È vero. Questo ci dice varie cose, probabilmente. Ci dice Napoli che segna più gol nel secondo tempo, ma il Napoli... Napoli, fermati un attimo, perché ho curato io ieri, dicendo. Ci sto entrando piano piano, entro a gamba tesa perché l'ho curata io ieri. Ho curato io ieri l'approfondimento su Calcio Napoli 24. Il Napoli è la miglior squadra in assoluto che segna maggior gol con i subentrati. Sono in totale 8 i gol dei subentrati, sono 6 quelli decisivi, sono 5 quelli che hanno portato i 3 punti, 1 quello che ha portato invece il pareggio, per un totale di 16 punti complessivi portati appunto alla classifica del Napoli con i subentrati. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a differenza degli altri anni, degli anni passati con Maurizio Sarri, non solo c'è la totalità appunto della rosa che gira e quindi c'è maggior turnover e maggiore possibilità di entrare in campo, valorizzazione di tutta la rosa, Napoli in grado di vincere anche le partite sporche, vedi per esempio Genova, vedi per esempio Atalanta, sono due partite sporche che tu hai vinto in quel modo, Atalanta soprattutto col gol di Milik all'ultimo. L'abbiamo vinta qualche partita sporca l'anno scorso per fare 91 punti. Ma sì, qualche partita sporca l'hai vinta l'anno scorso, ma l'altra come anche è successo anche quest'anno. Però con quest'anno tu hai lasciato per strada al momento soltanto il Chievo e si spera al momento e basta soltanto il Chievo, perché le altre due sconfitte con Juventus a Torino ci può stare, con la Sampdoria ci può anche stare. Però quelli, l'anno scorso ne hai lasciate anche meno per strada, alla fine facendo 91 punti, capito? Sì, però non avevi non avevi il ricambio dalla panchina. Esatto, cioè io non ricordo lo scorso anno calciatori che entravano dalla panchina e facevano gol e risolvevano appunto la partita. Quest'anno ce ne sono già 8. Cioè, ma anche il gol di Rob, chi subentrava Ciro si sentiva una riserva, molto sì, banalmente l'anno scorso chi subentrava si sentiva una riserva, in quanto Maurizio Sarri badava soltanto agli 11 titolari più 2-3, basta. Era quella la rosa che giocava con Sarri, 14 in tutto. Oggi invece ruotano tutti, cioè oggi ha giocato Luperto, ha avuto le sue occasioni di Avarà, ha avuto le sue occasioni Marco Rog, hanno avuto le sue occasioni calciatori. Io penso a Malcuì per esempio, se Malcuì fosse arrivato lo scorso anno con Maurizio Sarri non avrebbe giocato mai. Nemmeno Fabio Ruiz secondo te? Ma Fabio Ruiz è un retroscena che è uscito nelle ultime ore. Sì, Giunti l'aveva già bloccato a gennaio. Siamo pensiero. Sulla stessa lunghezza d'onda. Non so se preoccuparmene o meno, ovviamente. Scherzo Rita. Ad ogni modo, facciamo così: diamo la linea a Gianluca Gifuni, salutandolo in collegamento telefonico. Gianluca Gifuni di Radio Marte. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Buongiorno. Ciao Gifuni. Vincenzo, Rita e Ciro. Ciao, sì, esatto. Bravissimo. Ciro Novellino con te. Insomma, oggi il tridente pesante, tutte, non mi vedo ma mi sento, esatto. Gianluca, ci chiedevamo insomma di quelli che sono stati dei cambi, no? Molto, molto importanti, molto come dire, decisivi, strutturali quasi potremmo definirli nella gestione della rosa di quest'anno. Ciro sottolineava il grande contributo che arriva dalla panchina, numericamente quest'anno le cose sono cambiate. Se il Napoli anche l'anno scorso era riuscito a vincere anche quelle cosiddette partite sporche, grazie però solo all'utilizzo di quelli che erano i veri e propri titolarissimi, quest'anno le vince lo stesso, anche e soprattutto rispetto a chi entra dalla panchina. Sarà felice anche Aurelio De Laurentiis di questo nuovo risvolto. Così però ti chiedo, secondo te si può arrivare addirittura più lontano, visto che numericamente ne abbiamo di più? Guarda, io questa questione dei numeri e del turnover, onestamente, mi sono già espresso, dico, continuo a dire che a noi sembra che i giocatori del Napoli stiano giocando di più. In effetti non è propriamente così, cioè Onas, De Avarà, Rob, Milik, insomma non dico che stanno giocando poco l'anno scorso, ma siamo lì. Però Ancelotti è stato molto bravo e da questo punto di vista è uno che la sa lunga, perché è scientifico. Quindi l'utilizzo dei giocatori è qualcosa di mediatico o no?
No, io dico che il suo utilizzo delle alternative è stato scientifico, ha fatto entrare al momento giusto quelli che dovevano entrare, ha fatto giocare al momento giusto quelli che dovevano giocare e quindi è stato efficace al massimo, come possiamo dire, ha valorizzato ai massimi livelli l'utilizzo delle alternative, facendoci sembrare di utilizzarle per molti minuti, ma in effetti non è così. Però poi, poiché le ha utilizzate invece in maniera perfetta dal punto di vista del tempismo, è riuscito a segnare 8 gol con i subentrati, che sono i due di Milik, i due di Fabian Ruiz, i due di Mertens, quello di Insigne e quello di Rog, e soprattutto ha risolto molte partite anche nell'ultima mezz'ora. Quindi diciamo che a noi è sembrato, perché abbiamo visto anche delle gare in cui c'è stato un turnover spinto, che le alternative giocassero quasi come i titolari, ma invece secondo me non è così. È invece vero che Ancelotti è stato molto bravo ed è molto bravo rispetto al passato a utilizzare in maniera scientifica, valorizzando al massimo, al momento giusto, nel posto giusto, nella partita giusta e al minuto giusto tutti i giocatori che ha a disposizione, valorizzando e cambiando anche il corso delle partite grazie alle alternative, cosa che in passato non succedeva. Onestamente, cambi indovinati in passato con gol o partite risolte, insomma, raramente. Ricordo un Zielinski con l'Atalanta dell'anno scorso, ma non sono molte le partite di questo genere. Detto questo, io credo che Ancelotti abbia anche individuato il suo 11 dei titolarissimi, che è quello della Champions League, e quindi Ospina, Maximovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Caglione, Allan, Amsic, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens. Dopo 4 mesi di lavoro, questi sono secondo me i giocatori più affidabili per Ancelotti. Gianluca, Napoli che è cresciuto tanto, ancora di più con l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina, un Napoli che oggi riesce a guardare dall'alto in un girone di Champions Liverpool e Paris Saint-Germain, una valenza internazionale che torna ad essere importante. Quanto credi che il Napoli possa riuscire nell'impresa di andare a strappare quantomeno il punto lì ad Anfield e passare il turno eliminando una tra Liverpool appunto e Paris Saint-Germain? Ma io ci credo tantissimo. Per me il Napoli ha il 75% di possibilità di passare agli ottavi di finale. Tuttavia, insomma, devo dirti la verità, un po' in maniera scaramantica, un po' su riferimento alle aspettative adattive, cioè gli anni scorsi il Napoli è stato condannato sempre per un episodio, sempre per un gol in differenza reti, sempre per un autogol, quello di Zuniga col Borussia Dortmund quando il Napoli arrivò a 12 punti. Purtroppo nessuno me lo toglie dalla testa. Il gol subito con la Stella Rossa, che ha precluso al Napoli di potersi qualificare anche con lo 0-1 al Liverpool, quindi con l'1-0 per il Liverpool, non lo so, è una cosa che ricorre nella mia testa e mi auguro che questa volta almeno non accada come in passato, cioè che il Napoli non venga condannato per un'ingenuità e per una banalità e per un dettaglio ancora una volta. Quindi, eliminato questa preoccupazione, e cioè quella dell'1-0 con il Liverpool, che purtroppo, parliamoci chiaramente, se il Napoli dovesse ripetere la partita dell'andata con gli inglesi, è un risultato, se consideriamo il numero dei risultati a favore del Liverpool, ecco, è il più probabile, purtroppo. Perché se il Napoli dovesse ripetere la partita dell'andata con gli inglesi, potrebbe portarla sullo 0-0 per buona parte della partita. Quindi l'1-0 è dietro l'angolo, detto tra noi, proprio parliamoci chiaramente. Però voglio eliminare quest'incubo e mi auguro che il Napoli non debba essere sfortunato come gli anni scorsi. Eliminato quest'incubo, credo che il Napoli abbia il 75% di possibilità totali di qualificarsi. Quindi credo che sia un grande risultato e credo che dipenda molto anche da Ancelotti e dalla mentalità che ha dato alla squadra, una mentalità è più internazionale del passato e soprattutto una convinzione importante, fermo restando che la società quest'anno è più orientata alla Champions che al campionato, ma questo è poco ma sicuro, almeno in questa prima fase. Gianluca, ma secondo te questo weekend potrebbe riaprirsi il campionato oppure a tuo avviso è ancora aperto, nulla è ancora scritto? È apertissimo, campionato apertissimo, tutto è ancora in gioco, la Juve ancora non ha passato il momento di crisi che passerà inevitabilmente, però
molto dipende da questo dicembre, quindi fino a Natale ne sapremo di più, perché queste quattro gare, Inter, Torino, Roma e Atalanta della Juve e le quattro del Napoli, io dico che lo spartiacque per poter avere molta fiducia in un recupero del Napoli è che da 8 si quantomeno si abbassi a 6 punti il divario per Natale, perché 6 punti con lo scontro diretto a Napoli insomma sono un divario abbordabile. Magari io sono convinto che si possa arrivare anche a 5, anche a 5 per Natale. Ovviamente quella non può che essere anche la nostra speranza. Grazie Gianluca. Ciao Gianluca. Grazie, buon proseguimento. Ciao Gianluca. Saluto a Gianluca Gifuni di Radio Marte. Noi ci prendiamo un piccolissimo istante di pausa. Torniamo tra pochissimo con Calcio Napoli 24 Live. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV.
dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Eccoci in studio, ben ritrovati, Calcio Napoli 24 Live, Vincenzo Catendino, Ciro Novellino, che ha un annuncio da fare. Sì, ti invito ufficialmente. Siete sei tutti invitato. Invitati. Sei invitato. Posso tu... invitare tutti? No, tutti, no. Non so dove mettermeli. Sei invitato. Allora, Ciro Novellino ha la passione per il presepe. Perché dobbiamo vedere questo presepe, quindi, e allora, abbiamo detto sei invitato. Abbiamo fatto anche la gara con il presidente della APT di Val di Sole, quindi dobbiamo anche correggere sul sito, vabbè, insomma, refuso che può capitare, il presidente dell'APT di Val di Sole, Luciano Rizzi, è intervenuto ai nostri microfoni. Ciro Novellino ci ha fatto una gara per quanto riguarda la grandezza del presepe, sì. Però ci ha detto anche qualcosa per quanto riguarda il ritiro del Napoli, vale, esatto, a dire 12 giorni più o meno, sì. Nel senso, l'accordo, stando alle fonti del Trentino, è per 21 giorni, così come da contratto. Se cambiamento ci sarà, sarà ovviamente, insomma, da valutare il tutto, però esatto, nell'arco di un mese dovrebbe risolversi tutta la vicenda. E soprattutto poi ci ha detto anche che eventualmente la tournée in Canada è un qualcosa che diventerà alternativo. Ma c'è, ha detto qualcosa in più, mm-hmm, e ovviamente va letto tra le righe, perché ha dichiarato che il Napoli ha diversi inviti per andare in Canada per questa tournée. Quindi vuol dire che c'è più di una possibilità. Immagino che il Napoli da, da varie squadre. Sì. O no? Immagino sì, Ancelotti in Canada è praticamente di casa perché sì, ci ha vissuto parecchi anni, sì, la sua consorte, la seconda moglie è lì, esatto, sì, vive in Canada, però questo significa che insomma c'è l'humus, insomma, giusto, conosce molto bene Carlo Ancelotti come muoversi eventualmente in Canada e soprattutto avrà ricevuto vari inviti. Secondo me alla fine, anche se magari probabilmente l'accordo definitivo non è stato ancora trovato proprio per questo motivo qua, perché magari c'è la voglia, secondo me, di andare in Canada per questa tournée e di conseguenza diciamo, mi sono perso, cosa state indicando? Prego, non dubitare. Sì, dicevo che c'è la volontà, ecco, di in un certo senso a trovare un accordo per ridurre un po' i giorni del ritiro, appunto, di Mauro Folgarida, e al tempo stesso avere la possibilità di poter andare a giocare questa tournée, appunto, in Canada. Secondo me è quello il motivo per il quale l'accordo definitivo non c'è stato ancora e ci vuole ancora un mese, perché magari si vuole attendere per prendere una decisione definitiva su quella che è la tournée. Cioè, se si riesce a materializzare l'opportunità di una tournée eventualmente remunerativa per il Napoli, esatto, si riduce il ritiro, esatto, anche perché ovviamente bisogna poi avere il benestare del Trentino. È ben normale, un contratto. Per me è complicato che ci possano essere tutte e due le cose, perché se tu conti 21 giorni di ritiro vuol dire tutto il mese di luglio,
Quindi vuol dire, uno, o che tu non fai le amichevoli, quelle iniziali del mese di agosto, come lo scorso anno è capitato, per esempio, non al San Paolo per i lavori, ma in Svizzera, poi siamo andati in Germania contro il Wolfsburg, eccetera. Probabile che il Liverpool, esatto. Probabile che magari si possa mettere insieme le due cose e sfruttare quei giorni lì per poter appunto andare a fare questa tournée appunto canadese. Altrimenti, secondo me, tu devi anticipare i tempi e di conseguenza devi andare appunto a fare una tournée verso la fine di luglio e quindi anticipando la fine del ritiro di Di Mauro Folgari. Cerchiamo anche di ricapitolare però le parole dette poc'anzi proprio qui da noi in diretta a Calcio Napoli 24 Live da parte di Carmine Sgambati, appunto il consigliere del Comune di Napoli e il capo della commissione sport. Il San Paolo non se li porta sicuramente benissimo gli anni che ha, ma neppure malissimo, perché oggi diciamo appunto... così, leggiamo un breve sunto e poi andiamo al telefono. Va benissimo. In 20 giorni completeremo i bagni. Questo è molto ovviamente notizia importantissima, utile soprattutto per tutti i fruitori. Si tiene tantissimo sì, perché lo scempio che abbiamo visto al San Paolo negli anni addietro, nei periodi appunto precedenti, nei mesi appunto precedenti, davvero è aberrante. E su questo hai ragione. Durante la sosta addirittura cambieremo 30.000 cedolini, in realtà ha detto poi insomma ci proveremo, poi sì, eventualmente ne metteremo soltanto una parte. Angelotti è d'accordo con noi anche per e quanto riguarda il sopralluogo, sì, riguardante le luci, anche le luci che si insomma accenderanno, o meglio insomma a partire dagli ultimi minuti della sì, prossima gara con il Frosinone, ma che soprattutto saranno accese ad Anfield quando il Napoli affronterà il Liverpool. Parliamo di Inghilterra, del prossimo avversario del Napoli, ma anche di chi a Napoli ha fatto molto bene e adesso in Inghilterra sta attraversando un momento di difficoltà. Buongiorno ad Alvise Cagnazzo, giornalista di The Sun. Ciao Alvise. Ciao, buongiorno, buongiorno. Si è spento già lo zolfanello di Sarri, ha detto una cosa che non mi è piaciuta, ha detto non siamo pronti per competere. Questo è in Inghilterra, non te lo perdonano. Ecco, puoi dirci cosa sta succedendo insomma al Chelsea di Maurizio Sarri? Diciamo che ciò che non è apprezzato è questa resa incondizionata, come se ti trovassi in Italia al cospetto di una Juventus che vinci da tanti anni. Lui è un allenatore che è entrato immediatamente in sinergia con tutto quanto l'ambiente, però oggettivamente mi sembra che una squadra che possa contare su giocatori del calibro di William, Hazard, Kepa, David Luiz, Azpilicueta e Kanté ad esempio, sia una formazione che non può essere definita non adattabile a certi meccanismi d'altura. C'è forse probabilmente qualche piccola pecca anche del mister. In Inghilterra o si vince o si perde, si è sempre sotto applauso da parte dei propri sostenitori se si vede impegno, ma non sono abituati a vedere un allenatore che si arrende prima ancora che la stagione sia entrata nel vivo. Certo, non dobbiamo fare la fine di Saddam Hussein, che diceva non entrerà nessuno a casa nostra mentre i militari gli smontavano lo studio, però sai, bisognerebbe un pochino rendere più vigore ad un campionato che gioca tutto sulla fisicità, sulla grinta. Ha portato quella parte sbagliata dell'italianità in Inghilterra, Sarri. Ciro. Beh, tralasciando un po' quello che è il discorso relativo a Maurizio Sarri, anche se in un certo qual modo lo conosciamo bene, e quel suo mettere le mani avanti ha creato un bel po' di problemi anche qui a Napoli. Però portando l'attenzione invece sul discorso Napoli, si affronta il Frosinone sabato, ma si affronterà poi la gara fondamentale per capire chi delle tre squadre tra Napoli, Liverpool e Paris Saint-Germain passerà il turno. Ci sarà Liverpool-Napoli, ecco. Quella è la gara da cerchiare col pallino rosso e soprattutto è la gara che consentirà di capire chi delle tre lascerà appunto la Champions. Esatto, va comunque detto che la gara con il Frosinone in casa, se vogliamo ragionare con una mentalità inglese, Mourinho ad esempio nella partita con l'Arsenal, a seguito di una, come direbbe Paolo Villaggio, numerosissima serie di botte di culo, è riuscito ad ottenere un pareggio raffazzonato lasciando fuori i migliori come Pogba e Lukaku. In una mentalità inglese il Liverpool non si risparmierà, o almeno penso che non si risparmierà. Il Napoli penso debba fare lo stesso. È una partita fortunatamente abbordabile per il Napoli. Certo, l'esperienza di Chievo sarà mandata a memoria, però se vinci con il Frosinone hai sicuramente quelle forze aggiuntive per poter affrontare con ancora più voglia il Liverpool. Io penso che non commetterà questo errore, l'ambiente è carico. E ho notato anche una certa maturità di cui sono proprio felice, dell'intero ambiente,
ciò che è avvenuto a Bergamo probabilmente in un altro contesto sarebbe quasi stato non considerato all'altezza. Invece il Napoli ha saputo soffrire, nell'azione precedente l'Atalanta si è mangiato un gol, e con quell'intelligenza, con quell'astuzia, con quella forza delle grandi squadre trasmessa da Ancelotti, il Napoli è riuscito a vincere grazie ad una prodezza di un subentrante. Ecco, questa è la dimostrazione che il Napoli ha finalmente superato la spanna di quella paura di rimanere ingabbiato, di perdersi in un certo ambito. Io mi auguro che si vinca nella partita col Frosinone, perché soltanto mangiando viene l'appetito. Alvise, se io ti dico un nome, ossia Isai, secondo te in questo momento è sempre più vicino o sempre più lontano? Aspetta che mi metto la cuffia, vai. Vicino o lontano da Napoli, Isai, secondo te? Io penso sia, come ho detto praticamente da una vita, pensa, mi sta iniziando a venire la barba bianca, è il giocatore più sacrificabile, con tutto il rispetto per un giocatore importante, certo. È quello che ha un mercato importante e soprattutto hai dei giocatori. Ha effettivamente questo mercato importante, il Chelsea ha davvero così bisogno di Usai? Ma guarda, se tu consideri quanto hanno pagato Cahill, penso che Usai sia paragonabile a Garrincha per loro. Ecco. Perché il Chelsea che spende vagonate di milioni per giocatori francamente normali, andate a pensare cosa ha speso per Kepa. Cioè Karnezis mi sembra dello stesso livello, adesso con tutto il rispetto magari Kepa diventerà il miglior portiere del mondo, però penso che lì abbiano... Quale differenza c'è tra Kepa e Karnezis? Sì, almeno per quanto ho fatto vedere a Bilbao. No, dico, ovviamente era una provocazione, però per dire che sono importi francamente fuori mercato. Ti dico di più, se vai a pensare a quanto ha reso dopo l'addio alla Juve, io penso che anche 40 milioni di Vidal siano eccessivi. Cioè andiamo anche a riflettere su certe cifre. Alla fine i soldi che tu incassi da Usai non li prendi per nessun altro giocatore, e nessun altro giocatore forse è sostituibile proprio come Usai, perché ovviamente il Napoli ha giostrato benissimo sul mercato, c'è una attenzione ai giocatori della primavera, e poi c'è Malcui che secondo me sta facendo bene. Allora se devi incassare con un mercato intelligente lo puoi dar via, Usai. Io penso che sia il giocatore più lontano insieme a Mertens. Per salutarci Alvise, parliamo del Liverpool, il prossimo avversario del Napoli in Champions League. Che momento sta vivendo in Premier League? Che momento di forma sta vivendo la squadra di Klopp? Allora, Jurgen Klopp è un allenatore particolarissimo. Io vi inviterei a vedere Shining e poi a paragonare il protagonista di Shining con l'espressione di Jurgen Klopp. Cioè Jack Nicholson è uguale. È impressionante. Tra l'altro la scena del bambino mi ricorda quella di Salah quando incontra per paura, no? Giustamente Koulibaly, allora. Se voi ci pensate è la stessa espressione di paura di Salah quando incontra Koulibaly, anche se non è in un corridoio. È un allenatore molto furbo, è un allenatore che paga gli allenatori intelligenti, cioè soffre quegli allenatori come ad esempio Allegri, che in un Borussia Dortmund-Juventus con una tattica molto intelligente è riuscito ad imbrigliarlo e ha fatto due gol su due errori loro, tra cui una prodezza di Tevez. Ancelotti è un allenatore osticissimo per Jurgen Klopp. Infatti all'andata l'abbiamo visto. E infatti, io sono fiducioso. Klopp subisce gli allenatori intelligenti. Forse anche lui è rimasto in quella provincia della Renania, in quella provincia della Vestfalia, diciamo, nella quale bastava il bel gioco per... Io però esco pazzo per Klopp, perché secondo me ha l'approccio più bello possibile al mondo del calcio. Forse non vincerà mai niente come Sarri, però quando giochi in certe compagini almeno ti diverti. Ecco, vincere in Inghilterra col Manchester City è dura. In Italia vediamo se Ancelotti riuscirà. Io penso che Napoli abbia un allenatore migliore dell'Inter per il inseguimento alla Juve, e penso che abbia una rosa forse un pelo inferiore a livello di individualità, ma come gioco Ancelotti è veramente il valore aggiunto della squadra, vale tutti i soldi che prende. Tutto chiaro Alvise, ovviamente, insomma ti anticipo l'appuntamento, lunedì ci risentiamo per parlare lunedì, anche poi dell'evento lunedì del pomeriggio. Ci sentiamo, io vi aspetto, vi aspetto, buona va bene? Giornata, ciao, okay, ciao, un abbraccio a tutti. Lunedì ciao. Così, ciao Alvise, ricordiamo grazie. Come inizia di particolare anche quello che sarà l'evento che vedrà protagonista Alvise Cagnazzo, sì. Proprio qui a Napoli. Evento topico della dittatura dei like, tu anche sei... No, io parlo del momento topico, quello che sta per accadere adesso. Allora diamo il nostro buon pomeriggio a Marco Lombardi. Eccolo qui, Marco! Novellino era desideroso di vederti, Marco, era desideroso di sentirti, ovviamente. In questo momento della trasmissione facciamo un recap di tutte quelle che sono le ultime news da calciamoli24.it.
Sì, innanzitutto buongiorno Vincenzo, buongiorno Rita, un buongiorno soprattutto a Ciro, che anch'io sono lieto di vedere e sentire. Ma tornando alle nostre news, alle news di calcionovoli24.it, ovviamente in primo piano ci sono le parole di Piotr Zielinski, il centrocampista azzurro, che a Bergamo appunto ha esaltato il gol di Milik, che ha poi portato la vittoria agli azzurri, dicendo che appunto al bomber polacco serviva questa rete per sbloccarsi anche un po' mentalmente, mentre per lui ha ammesso che c'è, diciamo, un po' un periodo d'appannamento, però ha ribadito come stia lavorando intensamente per tornare a dare l'apporto al 100% alla squadra, nonostante ci sia un Fabian Ruiz in grande spolvero che nelle ultime settimane ha risolto parecchie grane a Carlo Ancelotti. Vedremo se contro il Frosinone il centrocampista polacco sarà in campo o se verrà data un'altra chance a Fabian Ruiz. Io credo che appunto sabato contro i Ciociari sarà l'ora da titolare per Piotr Zielinski, l'ex Empoli Udinese, che potrebbe appunto lasciare far riposare Fabian Ruiz in vista della sfida delicatissima di Anfield di martedì prossimo contro il Liverpool, dove prevedo una appunto impiego da titolare di Fabian Ruiz sulla fascia, come appunto ormai Ancelotti lo sta utilizzando. Poi novità anche per quanto riguarda lo Stadio San Paolo, Sgambati, intervenuto qui proprio da noi a Calcionovoli 24 TV, da voi a CN24 Live, dove ha annunciato per la seconda volta come nel periodo di sosta post natalizio vi saranno questi lavori ai sediolini dello Stadio San Paolo, che tanto stiamo aspettando da molto tempo. Mentre una piccola, diciamo, parentesi che riguarda appunto Napoli-Frosinone, vi preannuncio come la squadra ciociara, sapete che io spesso vado a fare l'inviato all'esterno dei ritiri delle squadre che vengono a giocare contro il Napoli, la squadra del Frosinone arriverà proprio nelle prossime ore all'hotel Palazzo Caracciolo a Via Carbonara per alloggiare lì in vista della sfida di sabato alle ore 15. E anche già il menù. Vogliamo il menù, il menù probabilmente sarà nelle prossime ore. Domani vi renderò conto, soprattutto a Ciro e Rita, che sono sempre in relazione con Rita, ecco. No, più che altro arriva anche un'altra bella notizia per il capitano, questa volta per Marek Hamšík, perché la UEFA lo inserisce tra i top 5 playmaker della Champions League, quindi anche questa era una notizia, insomma. Esatto, sì, insieme a Busquets, Rakitic, Toni Kroos e Axel Witsel, che tra l'altro è proprio al primo posto di questa speciale classifica dei migliori, possiamo dire così, playmaker della Champions League, con i suoi passaggi completati durante le gare del girone di Champions. Axel Witsel, che sta facendo le fortune del Borussia Dortmund insieme a Sancho, a Royce e tanti altri. Ma diceva appunto Witsel che fino a qualche mese fa era stato etichettato da De Laurentiis come un ex giocatore, quando uscì fuori retroscena di questo ipotetico scambio fra Witsel e Hamšík con la Cina. Quindi questa è una bella risposta dal centrocampista belga, che un po' zittisce chi lo aveva già bollato per ex giocatore. Ultima considerazione da Ciro Novellino e poi salutiamo. Per quanto riguarda, Marco, la formazione, ti aspetti ampio turnover? Quali reparti, soprattutto se in campo i due polacchi Milik e Zielinski? I due polacchi li vedo sicuramente in campo da titolari. Milik, tra l'altro, ha fatto benissimo nel finale di gara contro l'Atalanta, quindi un po' anche per riprendere il filo da Bergamo al San Paolo, quindi vedo un Milik in avanti, magari con Insigne, che potrebbe anche clamorosamente riposare, magari con Mertens al fianco di Milik. Zielinski, lo stesso discorso, lo vedo titolare, così come attenzione anche a Karnezis, che potrebbe far rifiatare un po' Ospina in vista poi. Non Meret, perché nelle ultime ore giungono notizie discordanti sull'utilizzo o meno del giocatore contro il Frosinone. Comunque vedremo poi cosa deciderà Ancelotti, magari anche nella conferenza stampa di vigilia poi il tecnico scioglierà questo dubbio, però presumo che Ospina potrebbe riposare, però staremo a vedere. Tutto chiaro, grazie Marco. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Marco. Allora, un ringraziamento a Marco Lombardi, che ci accompagna alla fine di Calcio Napoli 24 Live, e quindi a proposito di ringraziamenti, grazie anche a te Rita. Grazie a te Vincenzo, ci ritroviamo come sempre alle ore 12 domani puntuali qui con Calcio Napoli 24 Live. Non vedremo Ciro Novellino, però ovviamente lo rivedremo presto, a partire dalla edizione di sabato. Grazie nel frattempo. Ciao, un saluto a tutti.
Un saluto a Marco Gis, Claudia Nappi, Davide Soli in cabina di regia. E sì, è il più bello, per questo che noi insomma non riusciamo a trattenere il nostro faccio, no, ti capisco, ti capisco. Ringraziamo anche la relazione di Calcio Napoli. Però non possiamo chiudere. No, Vincenzo, io lo so, tu ami essere particolarmente serio, però siamo in chiusura, ormai abbiamo chiuso. Me lo date un voto alla pashmina di Gis? Io gli chiedo di venire in diretta. Se vuole, viene. Se cioè, no, un voto alla pashmina di... Io gli do 10. Gli do 10. Perfetto, perfetto. Il nostro per commenti dalla redazione positivi. Abbiamo anche noi la curva. In ogni modo, grazie soprattutto anche alla nostra redazione. Ci ritroviamo puntuali domani alle 12 con il Calcio Napoli 24 Live. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte.